Madonna, così veramente super rigido tutto. Io volevo fare, cioè, così raccontarvi un po' le cose che sto studiando adesso e che sono una cosa in itinere e perché possono essere un po' utili per capire alcuni fenomeni attuali del movimento e anche dei fenomeni che ancora non sono arrivati in Italia, che non sono molto conosciuti. E quindi poi volevo veramente che fosse un dibattito perché abbiamo tipo 4 ore. Io non ho capito quanto dura sto workshop, dalle 3 alle 7 indefinitamente. E quindi cioè, non siamo tanto in cerchio, mi dispiace, però c'è il proiettore. Però insomma, facciamo come se ci fossimo. E quindi interrompetemi. Sì, allora, il titolo che ho dato all'intervento è appunto Moralizzazione zootecnica, moralizzazione animalista, perché volevo cercare di trovare una cornice unitaria che desse coerenza a questi due fenomeni apparentemente opposti, cioè da un lato, ad esempio, che sono entrambe però molto molto attuali per noi animalisti, da un lato ad esempio l'allevamento biologico, la carne felice, quindi questo processo di moralizzazione dell'utilizzo degli animali e dall'altra quella che io definirei un po' provocatoriamente come moralizzazione animalista, cioè tutta l'egemonia del discorso del veganismo all'interno del movimento animalista, che trova la sua massima espressione appunto in questo dibattito che si sta sviluppando molto all'estero. Che va sotto la sigla RWAS, cioè Reducing Wild Animal Suffering, che per fortuna ancora in Italia non è atterrato, e che però è inquietante dal mio punto di vista, e che sostanzialmente propone una critica, una problematizzazione del problema della sofferenza in natura, quindi degli animali selvatici. E come dire, promuove la necessità di farsi carico di questo problema da parte del movimento animalista. Quindi, insomma, un po' poi ci arriverò alla fine, quella che si prospetta è una totale governamentalizzazione, presa in carico della natura, in una sorta di purificazione dal male, del selvatico, che si declina concretamente, ad esempio, non solo nel soccorso degli animali, ad esempio, che muoiono di freddo, che muoiono di fame. Adesso vi volevo far vedere un video perché insomma, i discorsi che fanno sono molto molto estremi, ma anche ad esempio la cura degli animali predatori, quindi cercare di trasformare biogeneticamente e attraverso l'abitudine alla domesticazione gli animali selvatici predatori, isolandoli dalle loro prede, perché appunto la logica che ci sta dietro è che siccome anche gli animali non sono appunto cose, ma devono rientrare nella nostra cornice morale, allora devono essere inclusi a pieno titolo e con il rigore della morale umana anche gli altri animali. E un po' il discorso che fanno è se noi, non so, vedessimo un essere umano che muore di freddo in natura, cioè in natura, nel bosco, lo salveremmo. Se non lo facciamo anche con gli animali selvatici, questo è specismo, perché facciamo due pesi, due misure. Su questo argomento, che viene dibattuto ormai da un sacco di anni, me lo raccontava Stefanino al incontro internazionale di Lussemburgo, che è uno degli incontri più importanti a livello di movimento animalista internazionale, e a cui viene dedicato molto spazio, gli ha dedicato un intero numero adesso, proprio ad aprile, i Cahiers antispecistes. Io ve l'ho stampato così se ve lo volete guardare, è in francese, però magari uno si può fare un'idea. E poi
E poi si sta venendo avvicinato anche da dei personaggi importanti, cioè Peter Singer ha dedicato tutto un intervento, una lezione recentemente a questa questione. E poi non sto appunto a entrare nel dettaglio, però è quell'approccio lì che viene appunto dalla filosofia strettamente morale, che porta alle estreme conseguenze alcune questioni, un certo approccio appunto di moralizzazione del problema del trattamento degli animali, che portato all'estremo porta a questa idea di inclusività assoluta. E vi faccio vedere un pezzo di video, anche se è in inglese, però ne farei vedere un po' così si capisce. Anzi, prima di Peter Singer, che a dire il vero fa un discorso più specifico, vi farei vedere questo tizio che ha parlato appunto in Lussemburgo e che dura 52 minuti, ma vi faccio vedere proprio giusto 5-6 minuti per capire un po' la retorica, insomma, come impostano il discorso, e che fa un discorso molto introduttivo, va bene? Poi se non capite lo fermiamo, insomma, però... For being here and giving me such a warm welcome, now you already know who I am and what this talk is going to be about, and I'm going to try to do this as practically as possible. So, like, wild animal suffering tends to be pretty abstract, we know very little about it, and seems to be morally very demanding, but I'll try to do my best to make this a very illustrative talk and very applicable, at least. And to that end, I want to start with a story, because all good talks start with a story, I was told. And this story is about me being in college. I was majoring in philosophy, and I met this other student who was also doing philosophy. And when you're a vegan, like, one thing leads to another, and you're talking about veganism, right? And it turns out this guy, he used to be a vegan, but wasn't anymore. And when I asked him, why did you start eating meat again? And he said, well, basically it's because of the lions. And I was like this dude, he seemed pretty smart. Like, this was not the answer that I expected, because as you probably all know, this is defensive omnivore bullshit bingo, I think field A1, if I'm correct. So, I was not expecting that. But he said, well, if it's wrong for us to eat meat, why is it not wrong for the lion to eat meat? And if you say it's wrong for the lion, I mean, this is clearly absurd. Like, then also by extension, veganism has to be absurd, and that's why I start eating meat again, because I don't want to be an absurd person. And I had a couple of responses, because I was vegan at the time and I was not going to let him off easy on this one, especially on lions. So I was like, well, you know, this is the naturalistic fallacy. You're clearly saying that if lions do it, then it's okay for me to eat meat, right? Like, you can't argue that. Basically, lions, they also, like, they rape their females and they kill the cubs of other lions, of like rival lions. Do you also say this is okay? And he said, that's not what I mean, right? I mean, if it's wrong for us, why not for them? I'm not saying because of the lions, it's okay for me to eat meat, but as a vegan, you would have to hold that this kind of predation is also wrong. I find that absurd, because you would have to campaign for like predation to stop, or like stop lions yourself in the wild. Like, this cannot be the answer. Therefore, I stopped being vegan. And I was not out of ammunition yet. Like, lions are not morally responsible. There's clearly a difference between me eating animals and the lion eating animals, right? Like, I'm a moral agent, I can think about this, and the lion just can't, whereas we are. And he said, that's exactly my point. We are moral agents, and therefore, if we see a moral wrong, we should stop it. I mean, if you see, for example, another like non-moral agent doing harm, for example, a small child about to hurt another child, it's probably your obligation to stop this child. You're not gonna be angry at it. You're not gonna be like, hey, why do this? It's wrong because it's not morally responsible. But still, you would try to stop the bad thing from happening, right? The same thing goes for like earthquakes. You're not gonna be angry
at like natural processes, but you still don't want these things to occur, and therefore we try, or we don't like earthquakes. Like, this is a thing that we don't regard as particularly valuable. And then I said, well, this maybe is onto something, but I'm not finished yet. So I said, well, they just have to do it. I mean, the toddler, like, it to survive this toddler who's about to hurt another toddler, it doesn't have to do it. But lions, they can't be vegans. And he said, well, that might be true, but you certainly don't find necessity necessarily like convincing when it comes to moral wrongs. Like, you don't find it permissible to, for example, kill someone to get a life-saving organ for yourself or like a family member. Like, even though it's necessary for you like to kill this particular person in order to get the organ in some circumstances, you don't find this permissible. Like, necessity doesn't justify all things as morally good in all circumstances. And at this point, I was stumped. Like, these were the three answers I could come up with. Maybe you have more, but I was pretty stumped. And I was imagining him like having his own bingo sheet, like where he was like ticking off all the vegans that he met, like all these kind of answers that they come up with. And I have to say that he was not saying this, that these things are necessarily equally bad. So if I eat an animal, it might be worse than the lion eating an animal because I can like reflect about me eating this animal, whereas the lion doesn't have the capacity. But like, this doesn't make, like, doesn't get the lion off the hook necessarily, right? Because we can still regard it as bad and try to stop it as we, for example, try to stop other horrific things, like, for example, plagues from spreading. Like, this is something that we don't want and therefore stop it. Not as equally bad as a murderer, but still something we don't want in the world. So I felt I was faced with two options. So the first one, like accepting that veganism was absurd because it implied caring about wild animals. Like, I should find the line morally abhorrent, and that's clearly absurd. Therefore, veganism is absurd because it follows from veganism that I should care about this. And the other option was starting to care about wild animals. And like, from me being here and the title of the talk, you could probably deduce which option I chose. Like, I looked into this. I was like, okay, maybe this guy is. Me lo fermo perché comincia a fare tutto l'elenco delle cose, dei modi in cui gli animali soffrono in natura, fa vedere dei video di animali che muoiono di freddo, di animali che muoiono di fame, di animali che si predano appunto a vicenda. Però questa argomentazione proprio iniziale, estremamente basilare, è abbastanza rappresentativa. Allora, sostanzialmente dice: c'era un mio amico che era stato vegano per tanti anni che viene e mi dice che ha ricominciato a mangiare la carne, e io gli chiedo e perché, e lui mi dice: ah, per colpa dei leoni. E gli dice: perché siccome i leoni lo fanno, allora sostanzialmente, siccome il leone mangia la gazzella, non c'è una fondazione morale, diciamo, naturale nel veganismo, insomma, nella evitare appunto di procurare il male interspecifico, diciamo. E la sua appunto sostanzialmente argomentazione è che prendendo questo parallelismo alla lettera va semplicemente invertito, cioè in quanto, siccome noi in quanto agenti morali non possiamo nutrirci degli altri animali, non possiamo uccidere gli altri animali, allora neanche tutti gli altri, siccome siamo antispecisti e quindi non facciamo differenza di specie, devono farlo, possono farlo. E l'altro aspetto significativo di questa retorica è molto insistito, e tra l'altro anche nell'altro video che magari invece vi faccio vedere alla fine se c'è tempo, se ne abbiamo voglia, di Peter Singer, è proprio questa insistenza sulla figura dell'agente morale. Cioè, lui dice a un certo punto: noi siamo agenti morali, loro no, noi umani siamo agenti morali, cioè possiamo decidere che cosa è bene, che cosa è male, che cosa è giusto, che cosa è ingiusto, loro no. E così come con altri agenti non morali, come i bambini, o come aggiungerei i criminali psichiatrici ad esempio, no? Siamo noi che decidiamo che cosa è il giusto e lo sbagliato, allora dobbiamo farci carico della loro
della responsabilità delle loro azioni, sostanzialmente, perché non possono, perché sono agenti che non possono prendersi la responsabilità delle loro azioni. Quindi è evidente che ne... Come? Sì. Ho detto che Acido sì, sì, anche, anche, Singer, anche Peter Singer sì, sì, fa questo discorso qui precisamente. E, insomma, è chiaro che il paternalismo che c'è dietro, ma questo poi appunto ci vorrei arrivare con calma, e il colonialismo anche dal mio punto di vista, per dirlo in due parole, cioè appunto l'idea che così come tu puoi estendere i tuoi criteri morali a delle altre popolazioni, a delle altre culture con la colonizzazione, addirittura questo appunto puoi farlo anche con tutte le altre specie, pensando in, appunto a prioristicamente che non ce li hanno dei criteri morali, non hanno dei parametri di negoziazione delle loro azioni, insomma diciamolo come vogliamo. E che quindi semplicemente questa morale invece è universale e detenuta dall'uomo bianco occidentale, e quindi la deve semplicemente esportare come la democrazia. Niente, ho fatto appunto questa premessa perché così rimaniate svegli fino alla fine, perché adesso comincio una pippa storica lunghissima di 18 pagine. Allora, abbiamo 4 ore. Che questa questione della, di questa cornice complessiva di appunto moralizzazione del problema del trattamento degli animali, in cui a mio avviso appunto rientrano due fenomeni così diversi come l'ultima delle avanguardie, diciamo, del sistema zootecnico, cioè l'allevamento biologico, e dall'altra questa avanguardia in un certo senso, semplicemente che ha un dibattito estremamente recente del movimento animalista, mi sembrano appunto rientrare in questo stesso approccio al problema del trattamento degli animali. E questa cosa è molto chiara se appunto si risale un po' alle origini proprio di entrambi questi fenomeni, cioè da un lato della zootecnia e dall'altro cioè della istituzione della zootecnia come appunto disciplina e istituzione, insomma, definita e presa in carico appunto dall'alto, dallo Stato che sia del capitale, e dall'altro l'animalismo come appunto milieu, insomma, di dibattito, anche questo filtrato attraverso una serie di associazioni che nascono appunto all'inizio dell'Ottocento. E appunto risalendo un po' alla nascita di questi fenomeni nell'Ottocento è particolarmente evidente, sono particolarmente evidenti queste connotazioni di stampo morale che poi già esprimono la tendenza verso questo tipo di universalismo e insomma morale, di cui adesso poi ci arrivo alla fine, insomma. Però sì, devo fare qualche premessa, cioè devo partire spiegando un po' la costituzione di questi due campi, cioè l'animalismo e la zootecnia nell'Ottocento e la loro intersezione. Quindi, appunto, brevissimamente, che cosa vuol dire la nascita della zootecnia? Naturalmente la zootecnia, intesa come allevamento, come pratica, non nasce nell'Ottocento, è un fenomeno secolare, millenario, ma quello che accade nell'Ottocento però è piuttosto significativo concentrarcisi e non farne appunto un discorso così di lungo corso, come se l'uomo avesse sempre dominato gli animali, cosa che è vera da un certo punto di vista, no? Ma che antropologizza il discorso, cioè ne fa una
come dire, dilatando così tanto il diaframma storico ci porta a pensare che sia qualcosa legato alla natura umana, quindi qualcosa di non trasformabile. Farne collocare storicamente, diciamo, il suo funzionamento, le sue trasformazioni, ci permette invece di capire, appunto, questo è il materialismo storico di Marx, no? Denaturalizzare dei fenomeni sociali che non sono naturali, ma come appunto il capitalismo, l'oppressione di classe, ma che sono il prodotto di certi processi storici. Così l'allevamento che conosciamo oggi, che come ci viene consegnato oggi il nostro rapporto con gli animali domestici, è il frutto di dei processi storici molto molto concreti. E io qui ho enucleato appunto tre aspetti di questo processo che avviene nell'Ottocento e che trasforma l'allevamento, il nostro rapporto con gli animali domestici dal modello fattoria al modello fabbrica, in questi tre punti: istituzionalizzazione, industrializzazione e moralizzazione. L'istituzionalizzazione intendo il costituirsi proprio di un sapere considerato come scientifico, quindi la sottrazione, diciamo, di questo sapere implicito, sapere pratico degli allevatori, dei contadini, quindi a livello basso culturale, la sua sussunzione invece in un sistema accademico, universitario e scientifico. Appunto nel 1849 viene istituito il primo corso di zootecnia a Versailles e viene poi appunto per la prima volta utilizzata a livello accademico questa parola, zootecnia. Il termine era stato creato pochissimo prima, nel 43, da un agronomo molto, molto famoso che si chiama Adrien de Gasparet, e questo invece, questo primo corso di zootecnia, questo è Emile Baudemont, ma insomma poco importa. E cosa accade quando cos'è un primo corso di zootecnia, come ce lo dobbiamo immaginare? Fino a quel momento appunto in accademia si insegnava ad esempio il corso di zoologia, che però trattava di tutto, appunto il problema del funzionamento organico. Il corso di zootecnia non andrà più a insegnare, non so, ad esempio il funzionamento dell'apparato circolatorio degli animali a sangue freddo, ma andrà a spiegare tutta una serie di funzioni biologiche che sono utili, funzionalizzabili all'essere umano, quindi come funziona ad esempio l'apparato mammario bovino, come funziona i cicli di ovulazione delle galline, eccetera. Quindi scientificizzando queste conoscenze tecniche, insomma, degli allevatori. Questo processo è importante sottolinearlo, perché è vero che rimane sull'ambito discorsivo, ma è assolutamente preliminare per la presa in carico del fatto, della pratica di produrre e riprodurre gli animali da parte dell'istituzione, quindi da parte dello Stato o da parte del capitale che sia, quindi che non sia più nelle mani, diciamo, a livello della sussistenza, no? del contadino, dell'allevatore, ma sia preso in carico a livello industriale, nella società di massa, dalle istituzioni, insomma. Il secondo aspetto del processo è quello più chiaro, più importante materialmente, cioè appunto, dicevo, l'industrializzazione. Quindi il fatto che l'allevamento si trasforma materialmente attraverso l'introduzione di una serie di tecniche e di strutture. E questo naturalmente perché anch'esso fa parte di un processo di trasformazione sociale, l'avvento della società di massa, quindi la necessità di prodotti in un quantitativo superiore e conservabili, eccetera eccetera. E appunto qui ho preso un esempio così
semplicemente rappresentativo, ad esempio in occasione dell'esposizione universale di Parigi del 1855, in cui venivano esposte tutte queste invenzioni a livello agronomico e zootecnico, ad esempio viene portata uno dei primi modelli di mungitura automatica. Niente, il terzo aspetto, che poi è quello su cui voglio concentrarmi invece, è la questione della moralizzazione della zootecnia, che è un aspetto apparentemente in contraddizione con gli altri due che stavo dicendo, cioè che evidentemente vanno nella direzione di una produzione, di una estensione di una legittimazione dell'utilizzo animale, mentre la questione della moralizzazione sembra andare nella direzione della sua riduzione, del suo controllo. Mentre di fatto, studiando appunto questi materiali storici di questi primi zoologi che si interessano al miglioramento della zootecnia, alla sua ottimizzazione, è chiaro che questo aspetto della presa in carico del problema del trattamento di questi animali, di queste strutture, dal punto di vista morale, è molto forte, è molto presente. Perché si tratta appunto di tutta una serie di intellettuali di matrice progressista e anche molto di matrice socialista che concepiscono l'idea del progresso, tipicamente ottocentesca, come al tempo stesso progresso economico e progresso morale, che devono andare di pari passo. E quindi cominciano a sviluppare un'idea veramente dell'animale che io ci ho messo un po' a capirlo, ma è del tutto ben lontano dall'essere una concezione meccanicista dell'animale. Quindi, benché appunto un'immagine come questa lo faccia pensare, ma poi la complessità storica e della storia delle idee è tale che naturalmente convivono delle cose, no? Ma in realtà tutti questi intellettuali e poi che materialmente spingono questa trasformazione dell'allevamento hanno una concezione molto avanzata a proposito del trattamento degli animali e della considerazione della complessità psicologica degli animali. Vabbè, qui vi facevo vedere due riviste molto importanti. Una è la rivista della prima società di protezione degli animali di Francia, che nasce nel 1845, la Société Protectrice des Animaux. E questo invece è un'altra rivista, che è una rivista di zootecnia morale, che si chiama appunto Società di Acclimatazione, di cui poi dopo vi parlo. Ecco, questa è una citazione che vi portavo per far capire come all'interno di questo dibattito, la prima è appunto tratta da questa rivista animalista. E la seconda è un altro zoologo che si interessa di zootecnia, come abbiano una concezione appunto dell'utilità dell'animale in virtù della sua psicologia, della sua, quindi non della sua mera corporeità e meccanicità fisica, ma tutt'altro, in virtù della sua possibilità di attivamente partecipare a un processo di collaborazione con l'essere umano. E quindi dice: l'uomo deve impegnarsi nella conservazione degli animali, coltivando la loro intelligenza e la loro sensibilità, sviluppando i loro istinti più favorevoli, temperando le une con le altre le loro qualità morali, la pazienza, il coraggio, l'ardore e la docilità, perché è attraverso queste stesse qualità che si divengono per l'uomo il più prezioso dei suoi strumenti. E poi appunto Eschirossi invece dice: il padrone si abituerà col tempo a non vedere più negli animali ausiliari delle macchine, ma degli operai. Cosa che, adesso poi mi ci soffermo di più, è significativa proprio perché mostra come questa concezione appunto, che è quella tipica del socialismo utopistico in cui orbitano questi intellettuali, avesse una concezione di pedagogica sia nei confronti degli animali sia nei confronti delle classi popolari che erano in contatto diretto, continuo con gli animali, come gli allevatori ad esempio, nella direzione appunto di una pacificazione, di una domesticazione
appunto di questi che Michelet, che è un altro di questi intellettuali, chiama fratelli inferiori. E questa cosa nell'ultima citazione mostra bene come quanto questo atteggiamento paternalistico di questi primi animalisti sia assolutamente insufficiente, no? E che infatti veniva avversato appunto da Marx in una, in un'ottica appunto di invece politicizzazione del problema dell'operaio, no? E qui si vede, viene sussunto l'animale alla categoria di operaio, quindi senza, come dire, una concezione di classe non si, non si potrebbe neanche criticare questa, quest'ultima citazione, no? Perché altrimenti appunto sembra un problema non fare problema. Stavo appunto accennando che tutti questi personaggi che sono centrali nella propulsione della zootecnia dell'Ottocento, quindi la zootecnia industriale, si avvicinano agli ambienti politici del socialismo utopistico. Socialismo utopistico è appunto un movimento che tra i suoi ispiratori ha Charles Fourier e degli altri intellettuali francesi, e che viene duramente criticato da Marx appunto, e che appunto ha questa, si fa carico del problema sociale, del problema della povertà, della malnutrizione, e pensa di poter risolvere appunto il conflitto sociale attraverso l'educazione. All'interno di questa utopia sociale, alcuni di questi inseriscono anche degli animali in un doppio senso. Innanzitutto nel senso che, ad esempio, questo Isidore Geoffroy Saint-Hilaire sostiene che, siccome lui, essendo lui un naturalista, e trovandosi di fronte al problema della malnutrizione delle classi popolari, che, a cui si interessa, che studia attraverso ad esempio la lettura di Le Play, che è uno dei primi che scrive questo libro Les Ouvrières Européennes, è uno dei primi che si occupa del problema operaio negli anni 50, Geoffroy Saint-Hilaire dice: sì, è vero, c'è un problema sociale di ineguaglianza. Io, in quanto naturalista, posso mettere a frutto il mio sapere zoologico sugli animali, facendo della zoologia una zoologia applicata, cioè una zootecnia. E quindi la sua idea poi sarà quella di appunto offrire all'industria tutta una serie di nuove risorse che la natura offre, e che si vede appunto in questa seconda citazione. Il suo progetto, in particolare di questo Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, che è un personaggio molto affascinante, è un progetto utopico, estremamente naif se lo guardiamo oggi, cioè anche estremamente colonialista. Cioè la sua idea è quella di importare da tutto il mondo una grande quantità di animali esotici e portarli in Europa per addomesticarli e acclimatarli al nuovo ambiente. Lui fonda appunto nel 1854 a Parigi questo giardino di acclimatazione, che è un luogo estremamente particolare perché è a metà tra uno zoo, in quanto materialmente, insomma, la struttura di uno zoo, però è al tempo stesso un grande esperimento a cielo aperto, perché gli animali sono portati qua per essere lentamente trasformati in animali utili, animali esotici appunto, assolutamente attualmente inutili, ma la sua utopia è che tutti questi animali, attualmente inutili se non dannosi, si trasformino attraverso l'educazione, appunto, come dicevo prima, per diventare schiavi, compagni, amici talvolta. E la seconda citazione è particolarmente significativa, appunto, per mostrare come questa zootecnia non dobbiamo, insomma, schiacciarla su un modello semplicistico, appunto meccanicista, ma è molto più raffinata di così e quindi più inquietante. Dice: mentre la cattività è uno stato puramente passivo, cioè la cattività, l'imprigionamento, la domesticazione è al contrario uno stato attivo che presuppone la possibilità di piegarsi delle nuove abitudini,
la conoscenza del padrone e di conseguenza un certo grado di intelligenza e di volontà. Quindi, questo ci arrivo dopo, sostanzialmente la possibilità di giungere a uno stato di servitù volontaria. Questo è un po' il punto in cui vuole andare a parare Geoffroy Saint-Hilaire. Queste posizioni Geoffroy Saint-Hilaire le riprende appunto dall'ispiratore del socialismo utopistico, che è Fourier, che in un testo estremamente letterario e utopico però parla di questa figura famosa che è l'antileone. Cioè l'antileone sarebbe questo modello di animale talmente trasformato dall'uomo da rappresentare un contromodello del leone attuale, cioè un animale al tempo stesso docile e utile, mentre adesso è inutile e feroce. E quindi appunto Fourier dice che appunto attraverso l'estrema conoscenza della natura, no, dice dopo, sarebbe una conoscenza del tutto vana se essa non conferisse gli strumenti per correggere il male esistente, cioè il male naturale, il fatto che il leone è un predatore e in più è anche inutile, per fare appunto un quadrupede docile, un portatore là, la sua idea appunto qui un po' fantastica è quella di poter cavalcare i leoni, che in quanto felini hanno una specie di sistema di sospensione, di sospensioni naturali, per cui l'andatura non è faticosa come a cavallo, e quindi appunto poterli funzionalizzare. E questa cosa, che appunto è apparentemente delirante, in realtà va presa sul serio, perché è stata presa sul serio appunto da Geoffroy Saint-Hilaire ad esempio e da tutti i suoi contemporanei, pensando di poter domesticare tutti gli animali per farne qualcosa di utile e soprattutto per farne degli animali appunto civilizzati, docili. Ed è stata presa sul serio appunto paradossalmente proprio dagli animalisti non ho messo, cavolo, là c'è, avevo trovato una foto del leone vegano ci sono vari esperimenti e ci sono vari personaggi che appunto cercano di abituare il leone prima individualmente e poi come specie alla dieta vegetale. E insomma appunto questa idea di Fourier, che è un personaggio poi importantissimo dal punto di vista della storia politica, della storia concettuale, mostra veramente bene quali sia questa contraddizione interna al problema della moralizzazione del rapporto con gli animali, che detta in altre parole francofortesi è veramente la dialettica dell'illuminismo, cioè il fatto che un'istanza di emancipazione nel momento in cui viene universalizzata a tal punto diventa una forma di oppressione, insomma, sostanzialmente. Poi vorrei fare una parentesi dicendo, mi rendo conto che è molto provocatorio parlare di moralismo animalista in una situazione storica in cui l'animalismo non è assolutamente egemone, quindi in qualche modo non è che può esercitare una forma di oppressione morale così appunto generalizzata, e anche nella misura in cui tutti noi veniamo da una storia in cui la presa di posizione etica nei confronti degli animali è stata importante ed è importante, e quindi non si tratta di appunto una critica dall'esterno, ma di una cercare di problematizzare le contraddizioni interne che viviamo, insomma, che sono secondo me intrinseche proprio all'animalismo. Mi viene in mente appunto l'intervista con Michael Hart e tutto, che va a parare tutto sul problema del non parlare a nome di altri, e che suscita appunto uno dei nodi critici dell'animalismo, no? Insomma, e che ha a che fare insomma con questa matrice illuminista a mio parere del problema morale. E vado avanti. Sì, perché me ne accorgo quando sono dentro, se sto misto
insomma, infilando in un, nei miei vicoli ciechi mentali. Grazie Sandra, vedo che prende un sacco di appunti, mi dà un sacco di soddisfazione. No, stupendo, questo grazie. Dunque, sì, questa è di nuovo appunto un passaggio sul problema della servitù volontaria, sempre di Geoffroy Saint-Hilaire, molto chiaro, in cui dice: se il loro asservimento è completo, se il giogo dell'uomo è stato da questi accettato e delle nuove abitudini contratte secondo il volere del loro padrone, essi non sono più semplicemente prigionieri ma domesticati. La domesticazione di un animale comincia il giorno in cui il suo padrone può smettere di incatenare il suo corpo perché ha saputo incatenare la sua volontà. Un animale prigioniero è comparabile a un prigioniero strappato violentemente dalle sue abitudini e portato a riprendere un animale prigioniero è portato a riprendere la sua libertà alla prima occasione favorevole, mentre un animale domesticato, al contrario, può essere assimilato a uno schiavo che, ridotto in servitù fin dall'infanzia o da molti anni, viva pacificamente, senza speranza, spesso anche senza desiderio di libertà, sotto un giogo che l'abitudine gli ha reso leggero. E una citazione come questa è particolarmente interessante nella misura in cui Geoffroy Saint-Hilaire era un animalista. Sì, ma Geoffroy Saint-Hilaire, cioè dire senza speranza, pacificamente. Cioè, sì, è una cosa, il suo contrario, è la stessa frase. Sì, sì, e infatti il prossimo argomento è quello del problema della civilizzazione, che è una categoria tipica dell'Ottocento, del progressismo, e che io appunto mi sono molto stupita facendo questi studi storici di scoprire che è tutt'altro che una categoria escludente nei confronti del dominio naturale e degli animali, no? Di solito pensiamo appunto alla civilizzazione è stato un'emancipazione dalla natura e quindi in qualche modo una divisione dell'ambito dell'umano in questo suo progresso dalla natura. In realtà è una categoria estremamente includente, spaventosamente includente, che viene estesa agli animali. E appunto qua Esquiros dice, ad esempio: l'uomo non è stato solamente istituito come il padrone, ma anche come il civilizzatore della natura. Re degli animali, egli li deve rivestire delle impronte della sua intelligenza. Il problema della domesticazione, dice, è quello di umanizzare tutta la natura. E poi c'è un altro esempio appunto sulla questione della predazione. Dice: un sentimento di convenienza progressista ottocentesca ha portato a interdire al pubblico la vista degli animali carnivori. Nessuno ignora che la civilizzazione, dice, ha fatto immensi progressi, ma ciò che è più degno di considerazione è che gli stessi animali feroci partecipino a questo addolcimento dei costumi. E quindi ecco, quello che è significativo è che in questa doppia matrice del problema degli animali in Ottocento, che è da un lato zootecnica, cioè come questi allevatori concepiscono l'incremento, l'implementazione della zootecnia, cioè attraverso una domesticazione progressiva, un'umanizzazione degli animali per renderli più umani, più docili, addolcire i loro costumi attraverso un processo di domesticazione, cioè di civilizzazione, e quello che avviene in ambito animalista. E quello che avviene in ambito animalista è in qualche modo speculare, cioè siccome appunto questi primi ambienti animalisti ottocenteschi avevano questo tipo di estrazione borghese, alto borghese e appunto utopistica, la loro, diciamo, missione è incentrata sulla civilizzazione, educazione delle classi popolari che sono le dirette responsabili del contatto con gli animali, che sono in diretto contatto con gli animali, che quindi sono le responsabili, diciamo, più a breve termine del loro maltrattamento. E qui appunto ho riportato lo statuto di questa prima società animalista che nasce nel 1945 e che dice: vabbè, la società fondata a Parigi ha per oggetto il miglioramento con tutti i mezzi in suo potere
della sorte degli animali, in un'ottica di giustizia, di morale, di economia ben intesa e di igiene pubblica. E questo l'ho sottolineato solo per mostrare che ci stiamo muovendo in questo ambito di mix di problema morale, di problema economico e di problema di igiene. E questa categoria dell'igiene morale è poi una categoria molto importante nell'Ottocento, che riassume il problema della prevenzione di comportamenti psicologicamente devianti. Questa è un po' l'igiene morale, per cui vedere ad esempio la violenza naturale, come si leggeva prima nella citazione che diceva, vedere questi carnivori che mangiano, che predano gli animali, non è dignitoso, è indecoroso. Questo è perché appunto in quest'ottica, ma adesso lo vediamo meglio, vedere la violenza in natura porta a una deviazione psicologica che può suscitare la violenza sociale. E questo è appunto un po' il problema, l'ottica di queste forme di socialismo borghese. Il motivo per cui io parlo di questa cosa non è per dire che è sbagliato credere che ci sia una continuità appunto psicologica tra il comportamento di un individuo nei confronti degli animali e il comportamento nei confronti degli esseri umani. Quello che mi interessa, per cui sto facendo questo excursus, è mostrare come queste prime società animaliste prendessero il problema del maltrattamento degli animali dal punto di vista individuale, psicologico, piuttosto che dal punto di vista strutturale, sociale, economico. E quindi in questo senso poi la critica che farà Marx a questi socialisti borghesi, non naturalmente sulla questione del sfruttamento animale che non gli interessavano, però dal punto di vista invece della educazione del popolo, è che il problema sociale non è un problema di buona educazione degli individui, è un problema di ingiustizia strutturale. Quindi sostanzialmente la critica che Marx fa ad esempio a Proudhon o appunto a Fourier è che secondo loro appunto l'ingiustizia si può risolvere pacificando la base sociale piuttosto che trasformando le strutture di potere di organizzazione delle parti sociali. E quindi insomma mi interessava estenderla alla questione animale, perché credo che anche noi appunto siamo veramente eredi di questo modello di animalismo moralista, o insomma anche psicologizzante si può dire, no? In cui il problema del maltrattamento animale è rimandato all'individuo e alla sua responsabilità, addirittura appunto diciamo psicopatologizzata in alcuni casi, no? Mentre voglio dire, non si tratta di negare che ci sia tutta una complessità della formazione psicologica, ma che il problema, che ciò che interessi un movimento animalista, che deve essere appunto un movimento politico, sia la buona educazione del popolo, no? Come appunto volevano i prudoniani ad esempio, penso che sia appunto un errore strategico di movimento, di politicizzazione, che invece deve indirizzare la questione delle strutture di potere, quindi non la buona educazione diciamo della popolazione. Appunto, volevo arrivare all'Ottocento principalmente perché sto studiando quello e quindi c'ho questa roba in testa, però perché lì è molto chiaro che queste due parti, zootecnia e animalismo, sono ancora così confuse. Cioè appunto questa è lo statuto della prima associazione animalista, e che oggi invece è incarnato dagli allevatori stessi, cioè sono gli allevatori che fanno questo oggi, no? Così, ecco, la seconda ormai non l'avete letta, è curiosa perché appunto sostanzialmente funzionava premiando tutta una serie di personaggi, appunto macellai e sbirri sostanzialmente e quindi appunto ma quelli appunto a diminuire, nel senso comunque sempre apparecchi di tortura, un po' meno sono sempre apparecchi, certo. Ora, siccome siamo finiti nella questione della psicopatologizzazione del maltrattamento animale, che cioè, è un problema
fa molto problema anche a me. Io ho riportato qui un caso molto curioso, un trafiletto che c'è all'interno di questa rivista animalista, che è molto rappresentativo per me appunto di questo tipo di approccio moralizzante fino alla sua versione estrema, cioè psicopatologizzante. E ripeto, veramente, cioè, mi rendo conto che è un argomento delicato, però non è che io non pensi che un ragazzino che tortura i gatti c'ha dei problemi, cioè, lo penso, però quello che mi interessa è capire come storicamente si sia costituito questo tipo di discorso in cui il problema della sofferenza animale è il problema del sadismo e non il problema appunto di una società che si fonda sullo sfruttamento animale, che è un po' appunto il discorso che fa Max, cioè si tratta di una forma di mistificazione o obnubilamento del problema strutturale. In questa rivista animalista viene riportato proprio questo caso di questo ragazzino, Pierre Untersteller, Assassin de Canzan, assassino di 15 anni, in cui si racconta che questo ragazzino ha ammazzato la sorellina e dice sono state fatte delle indagini e si è scoperto che questo ragazzino era un torturatore seriale di animali, che amava sopra ogni cosa tormentarli e che voleva farsi macellaio, e quindi appunto l'associazione riporta questo caso proprio per fare la morale che quindi procurare sofferenza agli animali porta a essere violenti anche nei confronti delle persone, e che quindi bisogna farsi carico della educazione del popolo al buon trattamento degli animali, al fine di arrivare appunto a una società pacificata, a una società armonica, secondo il modello appunto socialista. Tra parentesi appunto avevo messo che questa idea dei diritti indiretti degli animali, per il fatto che essere rispettosi nei confronti degli animali ci porta a essere rispettosi anche nei confronti dell'essere umano, risale appunto a Kant, soprattutto, che aveva chiaramente delineato la sua concezione della morale nei confronti degli animali in questi termini, cioè dicendo che gli animali non hanno dei diritti diretti, dei doveri, dei diritti, che l'uomo non ha dei doveri diretti nei confronti degli animali, ma che ne ha appunto di indiretti, perché predispongono l'essere umano alla benevolenza nei confronti degli altri umani. E ecco appunto in questo passaggio sempre della società animalista è chiaro che l'atteggiamento sia questo atteggiamento pedagogico e paternalistico di sensibilizzazione, dice, educazione del popolo, che farà sì che dalla pietà nei confronti degli animali si arrivi anche alla pietà nei confronti dell'essere umano. Appunto, vi ho fatto tutto questo escurso sulla critica che Marx fa di questi ambienti del socialismo utopistico per il loro paternalismo nei confronti delle classi operaie e per la loro utopia di poter raggiungere una società armonica e pacificata attraverso educazione. E in realtà appunto Marx evidentemente non parla della questione animale, però nomina i protettori di animali, questi protettori di animali qui evidentemente, perché li mette nel gruppo appunto di queste categorie di filantropi, umanitari, borghesi, che sostanzialmente, dice, alla fine vorrebbero che la società rimanesse tale quale, solo che non se ne facesse più l'odiosa rappresentazione che si fa di essa, quindi semplicemente riverniciare, diciamo, la retorica, che è esattamente quello che fa ad esempio l'allevamento biologico, cioè che non cambia strutturalmente niente, no? Ma che quello che fa molto bene è riverniciare, dare uno smalto di verde appunto alla questione dello sfruttamento animale. L'altra citazione bellissima, io poi mi appassiono quando leggo queste cose, viene sempre da questa società animalista,
e che per noi è molto cruciale perché definisce cos'è per questi animalisti la protezione, il concetto di protezione degli animali. E quindi è ancora importante per noi che tutto sommato abbiamo a che fare, veniamo appunto in una tradizione protezionista, e dice: la protezione comprende la domesticazione più generalizzata che possibile. E qui sembra veramente di vedere questi del reducing animal welfare suffering. L'educazione, l'acclimatazione, l'uso e l'impiego di ciascuno secondo le sue abitudini. Qui sembra quasi attitudini, certo. La propagazione utile e infine la distruzione particolare quando necessaria all'armonia generale. Questa è appunto l'idea di protezione vista appunto in un'ottica così universalistica, in cui tu ti fai carico di una visione unitaria in cui tutto deve venire protetto allo stesso modo secondo il tuo particolare punto di vista, che però peccato diventa universale. E niente, poi qui sono altri passaggi molto, molto chiari in cui l'animalismo è concepito proprio come la missione dell'uomo, cioè la missione di fare dell'uomo non più il dominatore che schiaccia gli altri animali, ma colui che permette la pacificazione e la riunificazione armonica della natura vivente, dice la seconda. Questo è Michelet, che è un grandissimo, il più grande storico dell'Ottocento francese, che era un animalista e che appunto un animalista ambiguo naturalmente, no? Nell'Ottocento, in cui dice ad esempio: tutta la natura protesta contro la barbarie dell'uomo che trascura, avvilisce, tortura il suo fratello inferiore. Così lo chiama molto spesso e chiama gli animali i fratelli inferiori dell'uomo. Essa lo accusa davanti a colui che li ha creati entrambi. E, è chiaro che, insomma, con questa idea appunto di paternalistica, evidentemente anche la sussunzione degli animali all'idea morale è estremamente problematica, perché comunque appunto gerarchizzante come nel concetto di fratelli inferiori e appunto in questa idea di estensione delle categorie morali alla natura intera attraverso la pacificazione. E niente, quindi mi sa che è finito, sono finita la parte storica, quindi volevo trarre un po' di conclusioni per noi, insomma, per l'attualità. E ho fatto appunto questo excursus per capire come questi due aspetti estremamente eterogenei, se non opposti, appunto del problema del trattamento animale, nell'Ottocento sono proprio uno, si rispecchiano, sono uno l'altra faccia dell'altro, cioè la moralizzazione degli animali ad opera della zootecnia, cioè la civilizzazione, la domesticazione degli animali come processo di addolcire i costumi degli animali, cioè moralizzarli, e dall'altra la moralizzazione del popolo nel suo comportamento con gli animali. E mi sembra appunto che queste due facce del problema di un approccio moralista agli animali, qui cercherei insieme, a dire il vero, di definire che cosa può voler dire avere appunto questo atteggiamento che per me consiste sostanzialmente in una consegna individualizzante del problema dello sfruttamento, del trattamento degli animali, cioè rimandata alla responsabilità individuale, e al tempo stesso universalizzante. E questa mi sembra, io ci ho pensato un po', e mi sembra il dispositivo principale di questo approccio moralistico, cioè il fatto che fa presa sull'individuo, cioè incarica l'individuo del problema animale, eppure al tempo stesso attraverso una categoria che si presenta come universale. Quindi nessuno dice: vabbè, il problema del trattamento degli animali è un problema che ognuno si deve risolvere per sé, e non è individualizzante in questo senso. È individualizzante nel senso che la responsabilità è del singolo, che si deve far carico di un imperativo che è universale. E questa cosa appunto
evidente nella questione principale del movimento animalista, cioè l'egemonia del veganismo come forma di lotta politica dal mio punto di vista, e appunto che si traduce concretamente nella figura del consumatore, della lotta politica attraverso il consumo, che è questo, cioè la responsabilità rimandata al singolo, che però pretende appunto attraverso questa sua scelta di incarnare un valore universale, cioè quello appunto della purificazione dallo sfruttamento degli animali attraverso questa incarnazione nella sua vita, nel suo stile di vita, e che ancor più appunto si vede in questi in quest'ultimo dibattito. Ora non so, io mi sono preparata appunto l'altro video di Peter Singer in cui parla del problema della predazione degli animali in natura e anche delle riflessioni su questo tema, in particolare sul fatto che mi sembra che questo approccio ipermoralizzante, iperuniversalistico, va alla deriva sulla veganizzazione totale della natura, questo approccio che io definirei moralistico è estremamente pericoloso per il movimento animalista, soprattutto perché appunto finisce in realtà per spoliticizzare la questione animale. Quello che si capisce, secondo me, guardando un po' di questi video e leggendo anche quella rivista che vi ho fatto girare, è che la loro pretesa sarebbe sostanzialmente quello, l'affermazione di fondo, il senso di fondo che si... Il senso fondamentale che trapela è tutta la sofferenza ingiusta, tutta, a prescindere dalla sua causa, no? Cioè anche gli animali che muoiono di freddo, cioè, questa cosa è ingiusta e quindi bisogna moralmente farcene carico. E appunto la loro idea estrema, paradossale, è che appunto si possa purificare la natura dal male, da questa contraddizione fondamentale. A me sembra che poi invece molto più concretamente e strategicamente l'effetto che abbia sia molto banalmente di far fare l'equazione tutta la sofferenza è ingiusta, tutta la sofferenza è naturale, è inevitabile, e quindi non fare più distinzione tra appunto una sofferenza politica, politicamente quindi istituita attraverso dei processi appunto che sono storici e che sono di istituzioni di potere, e una sofferenza invece appunto che è naturale, che, di cui ognuno fa esperienza nella propria vita e che sa che è inevitabile. E quindi insomma questo mi sembra il principale dispositivo spoliticizzante di questo animalismo, cioè tutta la sofferenza è ingiusta, quindi tutta la sofferenza è naturale. Quindi, a me sembra che questa sia la lettura che può fare un ascoltatore comune di questi civilizzatori della natura, cioè alla fine ognuno fa la considerazione di buon senso che poi la sofferenza e la morte sono inevitabili, e quindi che se tanto comunque gli animali soffrono ed è ingiusto che soffrano anche per il freddo, alla fine poco importa risolvere il problema dell'ingiustizia e della sofferenza politica. Prendendo sul serio invece, dicevo, forse è ancora più inquietante, perché la loro idea è appunto quella di un governo totale, universale della natura, di una gestione completa, capillare del selvaggio, che Fourier e questi ottocenteschi manifestavano ingenuamente nella sua estrema, appunto, in maniera assolutamente palese, cioè diciamo dobbiamo domesticare tutti gli animali, perché tutti gli animali, qualora siano civilizzati, smetterebbero di produrre il conflitto naturale tra di loro, e anche, e quindi sarebbe meglio anche per loro. Questa era appunto l'idea progressista, no? Di fondo, di ottimizzare la società per il bene della società stessa, educare il popolo per il suo bene. E quindi effettivamente appunto per loro era proprio un progetto materiale possibile di domesticare tutti gli animali,
è un po' questo paradigma che sta al fondo un po', a mio avviso, anche di questi animalisti. Ma secondo te, nei tuoi studi che hai fatto, le tue ricerche, quanto questa nuova teoria è in qualche modo sta prendendo piede rispetto invece alle teorie più serie di cui noi siamo già a conoscenza? Il fatto che Peter Singer l'abbia preso sul serio e stia parlando di questa cosa per me è molto inquietante, ad esempio. È inquietante. Io credo che noi in Italia per fortuna questa cosa non è arrivata, anche perché abbiamo una formazione un po' distante da quell'animalismo analitico. E però i francesi che avrebbero gli strumenti e gli autori. Mi sembra di capire che già si fa fatica a dire cose serie in merito alla questione animale che non vengono assolutamente accolte. Una roba di questo tipo, secondo me, sarebbe devastante al movimento animalista. È finito? Sì. Allora un applauso. No, volevo solamente riportare in aggiunta a quello che diceva Benedetta e in risposta alla domanda di Fabio un'esperienza personale. Io sono stato a Ginevra alla giornata mondiale antispecista e subito dopo di me ha parlato un docente universitario francese, di cui non faccio il nome semplicemente perché non lo ricordo, e il quale ha fatto una lunga excursus per quello che ho potuto capire io dal francese, però credo di aver colto gli snodi essenziali, in cui è partito anche lui, guarda caso l'esempio che resta è sempre quello del leone e della gazzella, dicendo appunto ma se il leone mangia la carne, quindi quanto il carnivorismo è simile alla predazione, conclude che sono la stessa cosa, quindi siccome noi siamo antispecisti quindi li dobbiamo risolvere entrambi, e poi passa da buon singeriano in rassegna tutte le possibili soluzioni, alcune interessanti tipo spostare tutti gli animali predatori su un'isola tipo il Madagascar, che mi ricordo un altro esperimento. No, separare però questo lui poi calcola tutti i calcolini, che cosa i vantaggi e i svantaggi, quindi questo lo escludiamo eccetera, arriva alla conclusione finale che sostiene al termine della sua conferenza di un'ora e mezza, seguitissima, applauditissima, quindi è tutt'altro che un fenomeno marginale all'interno di un fenomeno marginale come l'animalismo, però. Sapete qual è la soluzione che lui propone? L'ingegneria genetica per inserire il gene del vegetarismo negli animali predatori. Quindi questo. E gli umani no? No, gli umani li convinci con la morale. Ci mettiamo un attimo in circolo adesso che non c'è più. No, è soltanto. Questi contenuti di cui ha parlato Benedetta stanno filtrando in Italia anche attraverso il libro di questa allevatrice francese Pocher, di cui abbiamo fatto la recensione nel nuovo numero di Liberazioni, e questa è un'allevatrice che appunto attraverso queste teorie difende a spada tratta l'allevamento biologico e quindi tutto per noi il discorso che si lega alla bioviolenza e lei appunto condanna come il male assoluto l'allevamento intensivo e invece appunto sostiene quello estensivo proprio perché dice che è la condizione nella quale gli animali possono essere possono dare il meglio, esprimere le loro attitudini e come appunto veniva, come sostenevano questi dell'Ottocento. E quindi in quel modo il libro si intitola Vivere con gli animali, si può creare quella condizione ideale di convivenza appunto basata sul rispetto reciproco, sulla valorizzazione e quindi è un rapporto nel quale la morte è, e la sofferenza è necessario perché così deve essere,
però c'è questo rapporto che si basa appunto tra l'altro sul concetto del dono reciproco, dello scambio, per cui io allevatore do a te le condizioni di vita ideale, addirittura ti faccio crescere, ti faccio esprimere nel meglio delle tue potenzialità, ti difendo da tutto quello che di negativo puoi incontrare all'esterno, vedi predazione, i lupi, il freddo, eccetera, io ti do l'alimentazione giusta, creo per te la condizione ideale e poi alla fine tu mi dai la tua vita perché io ti ho dato la tua, e quindi è veramente una china pericolosissima che sta filtrando attraverso questo discorso. E lei addirittura dice: gli animalisti che si battono contro l'allevamento tout court e non considerano che di allevamento si può parlare soltanto nel caso dell'allevamento che presuppone questo tipo di rapporto, perché l'allevamento intensivo non può essere definito in alcun modo allevamento, lì bisogna parlare di fabbriche di carne. E appunto questo tipo di allevamento va difeso, e gli animalisti per primi devono difenderlo, questo allevamento, se veramente dicono di amare gli animali. Invece loro gli animali non li amano, fanno teoria e quindi prescindono da questo rapporto, gli animali non li conoscono e quindi invece dovrebbero stare dalla nostra parte. E quindi veramente si congiungono quei due filoni di cui parlavi tu. E anche le grandi associazioni ambientaliste tipo Greenpeace, per esempio, sta in questo momento raccogliendo le firme proprio per il bioallevamento, no? L'allevamento felice, e spiegando proprio un po', come dicevi tu, che effettivamente si rispetta l'animale, si rispetta l'ambiente, cioè vogliamoci tutti bene, siamo tutti felici, perché alla fine, cioè come Greenpeace, raccogliamo queste firme per stare tutti meglio, cioè, ed è veramente... cioè far rabbrividire l'idea che Greenpeace si presti a una cosa del genere, considerando che comunque in mezzo parliamo di morte, perché solo per una cosa d'élite, perché quanti capi possono produrre questi? Sì, infatti lei sostiene che sia un discorso di qualità, no, era solo... ovviamente la carne sarà di buona qualità per pochi, da mangiarsi raramente, come era nella cultura contadina, una volta alla settimana magari, e quindi fa anche bene assimilata in quel modo. Ci sono vari piani che sono stati toccati da questa relazione, no? Innanzitutto vorrei notare che anche in un articolo che hai mandato tu recentemente dall'Internazionale, no? C'era una tizia che sosteneva le cose più incredibili proprio sulla base di questa roba qui, no? Cioè in realtà noi diamo la vita e poi ce la prendiamo e siamo alla pari, cioè il gioco è insomma zero, no? Ecco, però bisogna distinguere, diciamo, il discorso fatto dagli allevatori in funzione, diciamo, di questo allevamento, diciamo, meno cruento, da quelle che sono invece le fobie transumaniste che vogliono trasformare i leoni in cavalli, no? Cioè queste sono proprio due piani di discorso diverso. Vorrei soltanto far notare però che per quanto riguarda alcune notazioni che chiamano in causa Marx, ho dei dubbi, nel senso che, fermo restando certo che tutto il discorso che tende a moralizzare, diciamo, la società partendo dall'educazione dell'individuo, è una cosa che non sta in piedi, e ben ha fatto nel manifesto a dedicare un capitolo intero per la critica appunto di questi socialismi utopistici, no? Però nello stesso tempo, ecco, questa storia che aleggia costantemente nel nostro ambiente relativo al rifiuto della universalizzazione dei valori è qualcosa di poco convincente, perché tra l'altro nel manifesto, da questo punto di vista, diciamo, questa propensione è netta, tant'è vero che Marx viene criticato, ingiustamente direi, quando viene accusato di essere eurocentrico
o comunque di esprimere ancora, diciamo, delle formulazioni che contengono al suo interno, diciamo, il pensiero neocoloniale, no? In quanto il capitalismo emanciperebbe in maniera indiretta, diciamo, il mondo, nel senso che il suo sistema di produzione diventa universale, quindi tranne qualche nicchia di soggetti che sfuggono per mancanza di interesse al mercato, che rimangono chiusi nelle loro diciamo così, ambienti, nelle loro foreste, isolati dal resto della civiltà, tranne questi, tutto il resto, insomma, in qualche modo viene omogenizzato, no? Pur mantenendo magari la loro cultura, però nello stesso tempo l'universalizzazione, diciamo così, di quelli che sono i valori del socialismo, beh, in effetti... Ma poi anche il discorso strutturale economico, dice il socialismo in un solo paese non è possibile. Beh, non ho capito, scusa. Lui ne fa anche un discorso un po' strutturale economico, no? Il socialismo in un solo paese non è possibile. Certo, difatti. Sì, ho capito, però appunto per questo, perché è universalista e quindi è contrario dallo stalinismo, che, no? Che tra l'altro, vabbè, era una proposta momentanea, temporanea, no? Cioè, ma comunque questo è un altro discorso. Quello che voglio dire, insomma, è che la questione dell'universalismo, del parlare anche a voce, parlare a nome degli altri, è una cosa, diciamo, che è intrinseca a quello che è lo sviluppo della storia umana negli ultimi secoli, e non si può ovviare, purtroppo, si può soltanto deviare, non eliminare, nel momento in cui appunto il capitalismo si riesce a battere e diciamo, i valori universali del socialismo vengono a caratterizzare, diciamo così, la maggioranza della popolazione mondiale, no? Ecco, quindi questa storia secondo me deriva, diciamo, da una brutta questione iniziale che riguarda Singer, poi, perché quando lui parla di sessismo, razzismo e ovviamente specismo, credo che abbia sempre usato una metafora per indicare come certi tipi di diciamo così, di sfruttamenti o soggezioni di gruppi sociali in qualche modo si possa assimilare a quello che l'uomo fa agli animali. Ma è evidente che se continuiamo a vedere la questione del sessismo e del razzismo come sovrapponibile perfettamente alla questione dello specismo, secondo me ci sbagliamo, proprio perché l'universalismo ha senso all'interno della specie umana, non ha senso nel momento in cui fuoriesce da essa, no? Cioè, è chiaro che io non posso andare a insegnare al leone a fare il cavallo, anzi, che diventa un atto perturbatore delle relazioni con la natura. Quindi, insomma, ci sono tutti aspetti questi che in qualche modo dovrebbe essere un pochino analizzati più in profondità, però è chiaro che richiedono un certo pensiero, cioè bisognerebbe ragionarci su. Io ho detto queste cose così di prima chito, perché mi sembrano questioni che andrebbero toccate, ecco. Cioè, questa questione dell'universalismo dei valori è cruciale, cioè, secondo me cruciale per noi animalisti, in particolare per la questione che gli animali non parlano, e quindi questa cosa veramente per me è proprio il nodo al centro delle contraddizioni dell'animalismo politico, del problema della politicità dell'animalismo. Per restare sulla questione di Marx, però, secondo me invece Marx e il socialismo reale, nel momento in cui pretende questa universalizzazione del suo modello economico e del suo modello sociale ideale teorico, sì, lì che si dimostra in fin dei conti una filosofia dell'Ottocento, e quindi con dei residui coloniali e imperialisti, secondo me assolutamente. Però invece quello in cui dimostra di essere cioè è in fondo la matrice invece di tutta la politicità delle lotte di emancipazione, e invece è sulla sua questione, quella che è la sua questione centrale e importante, cioè quella del particolarismo operaio. Cioè lì invece c'è tutt'altro che un'idea di universalismo dei valori e di pacificazione, anzi c'è l'idea che è da partire dalla particolarità, cioè da una parte, ed è nella solidarietà all'interno di quella parte
nella coscienza di classe è una condivisione di interessi particolari nella tua condizione, no? E quindi lì è tutt'altro che una prospettiva moralistica universalizzante, anzi è una questione politica di conflitto di parti che hanno interessi e una coscienza differente. E quindi secondo me lì dimostra di essere veramente moderna nella sua politicità, in cui appunto per questo critica i socialisti utopisti che pensano che invece tutta la società si possa armonizzare in base ad un'educazione universale borghese. E invece è arretrato sulla questione interculturale, per esempio, in cui cioè, appunto non è che fosse un grande analista delle relazioni coloniali su quel lato, almeno io lo giudicherei così, non so. Io volevo ringraziarti per il tuo intervento, che è stato molto stimolante e ha aperto molte domande anche interessanti, che lasciano un eco. E quello che mi veniva in mente e mi faceva piacere condividere con voi era il fatto di provare, visto che siamo qui, a considerare il problema grosso che comunque è tappato da una parte emerge dall'altra, per noi è il problema del male, e vedere noi come animali umani come l'abbiamo risolto, cioè senza andando a rimpicciolire un pochino la portata del discorso molto vasta e molto importante, nella quale non mi sento di avere né gli strumenti né niente da dire in più, semmai vorrei approfondire, ma invece vedere come noi animali umani abbiamo, cioè affrontiamo questa problematica del male all'interno delle nostre singole vite, senza nulla togliere all'importanza invece di un lavoro collettivo, sociale, di processo sociale che è fondamentale. E in questo mi veniva in mente il contributo della Von Franz, Maria Louise Von Franz, che ha analizzato un modo in cui l'essere umano come animale ha affrontato questo problema dalla notte dei tempi, da prima che venisse fondato Gutenberg con la sua tipografia, che era quello dell'oralità e del passaggio delle storie. Alcune storie, ve ne sono più di 200 versioni in diverse parti del mondo. Queste storie probabilmente costituiscono un nucleo attraverso il quale noi abbiamo costruito non il nostro DNA, ma la nostra il nostro modo di comprendere la socialità. E in alcuni di questi si vede che nei personaggi delle storie il bene e il male è sempre chiaramente riconoscibile, c'è il personaggio buono e c'è il personaggio cattivo. Questo per aiutare l'essere umano a capire che, secondo la Von Franz, queste due istanze sono presenti dentro ogni essere umano. Cioè questo problema del male che esternalizziamo è nostro ogni giorno della nostra vita. Il problema del male, secondo la Von Franz, nella fiaba, per esempio, fa vedere che l'umanità nel corso dei racconti orali, dei cantastorie, che questo problema non è eliminabile, perché dentro di noi esistono istanze che vengono considerate bene o male. Un bambino di pochi anni già inizia a discriminare delle cose buone che secondo lui sono buone o sono cattive, quindi è qualcosa di cui noi animali umani siamo portatori, quindi iniziamo a farci i conti noi prima di farglieli fare agli animali come idea. E dice ineliminabile, anzi sembrerebbe che più si vuole diventare buoni
vedendo il male negli altri e minimizzando il proprio male, perché io ho fatto talmente tante pratiche, talmente tanto non uccido gli animali, non schiaccio, che sono diventato buonissimo, a quel punto divento pericoloso perché vorrei che tutti diventassero come me e la mia ombra in realtà non la vedo più, il mio male, e a quel punto può diventare davvero pericoloso, secondo la Von Franz. Cioè, questa è una visione molto interessante, ma comunque ripropone un approccio psicologico alla questione del bene e del male. Credo che queste 200 storie in tutto il mondo, se anche sono molto simili perché c'è sempre un personaggio positivo e uno negativo, avranno contenuti diversi a secondo delle culture in cui si collocheranno. Per alcune culture sarà bene essere, non so, immagino, solidali, andare a fare legna insieme, per altri sarà bene diventare i più bravi dentro la classe e diventare dei piccoli supereroi. Cioè, a seconda della cultura in cui sei piazzato, questi valori cambiano, anche se poi c'è il modello sempre bene o male, perché ogni società umana ha i suoi due poli. Però questo, secondo me, se è interessante appunto all'interno di un discorso psicologico, è proprio l'approccio che l'animalismo rischia quando fa di questa metafora una metafora collettiva. Cioè... Vorrei precisare che non è un aspetto psicologico che volevo mettere in evidenza, ma come nel macro, così nel micro... Cioè, così come accade a livello macroscopico nei movimenti sociali umani, a volte avviene a livello microscopico nella storia antropologica del singolo individuo. Cioè, lo stesso problema se lo pone la specie, se lo pone l'umanità, ma se lo pone anche il singolo. Era solo una questione di così nel macro, così nel micro, ci sono delle analogie che mi hanno colpita. Anche nell'individuo si può accadere questa appunto universalizzazione, radicalizzazione del problema del male che viene completamente schiacciato e negato, e che questa cosa diventi, si rovesci in una cosa problematica, proprio perché viene estremizzata questa purificazione dal male, e un po' come avviene appunto in questi estremismi animalisti. Ma non piace neanche chiamare gli estremisti, perché gli estremisti siamo noi, cavolo. No, a parte che in realtà, secondo me, la questione dell'ombra si potrebbe anche risolvere in un'altra maniera. Cioè, in effetti, se si sposta dalla concettualità junghiana a quella freudiana, quello di cui hai parlato tu, sostanzialmente è formazione reattiva. Cioè, nel senso che per non mostrare le intenzioni malvagie, aggressive, eccetera, si crea un'immagine iperbenigna, iperamorevole verso gli altri, eccetera. Però secondo me, e questa roba qui produce, in realtà però in Freud produce una nevrosi, questa roba qua. Però secondo me, io non sono così sicuro che le nevrosi siano brutte, cioè nel senso che è possibile che in realtà l'umanità, se vogliamo parlare di umanità, questa finzione collettiva che è l'umanità, in qualche modo ha imparato a rispettarsi al proprio interno, e si propone di rispettarsi, di rispettare le altre specie, proprio attraverso la formazione di una nevrosi che riesce ad agganciare l'altro, perché rompe un circolo che chiude il soggetto dentro di sé. Comunque, a parte questa cosa qua, io volevo dire un'altra cosa, se mi permettete, cioè che secondo me la contraddizione, quella che è già implicita in Marx, e che appunto in qualche modo era filosofo del suo tempo e quindi non poteva balzare fuori, per esempio, tutta una serie di logiche come a partire da quella coloniale, per esempio. Secondo me però noi siamo in un tempo in cui si è dispiegata
un conflitto, una contraddizione un po' diversa e anche un po' più forte, potente tra universalità proposta dall'Occidente, perché parliamo di questo, cioè nel senso, noi stiamo parlando di un mondo in cui esistono altre forme di universalismi, ma quello che è stato vittorioso storicamente è quello occidentale, ok? Allora, il conflitto tra le tendenze universalistiche che si vogliono buone, buonissime, eccetera, dell'Occidente e le particolarità delle culture non assimilate o semi-assimilate o anche assimilate che comunque, come dire, continuano a contenere degli elementi di resistenza o di controtrasformazione, di riassimilazione al contrario della cultura occidentale, è che l'universalismo di cui stiamo parlando, cioè l'universalismo occidentale, è in realtà un, diciamolo male, un individualismo universale, ok? Però detto così ancora troppo, secondo me, ancora troppo marxista, post-marxista, altermondista, eccetera, eccetera. Cioè c'è un punto nodale che è, secondo me, che è la base del nostro razzismo di adesso. Perché certo il nostro razzismo ha ancora, come dire, radicamenti biologisti, eccetera, che appaiono, scompaiono e riappaiono, però secondo me il razzismo non è neanche di tipo culturale esattamente, ma è di tipo politico e sta nel fatto che l'Occidente ha la consapevolezza, o pretende di averla, di potersi continuamente trasformare, ok? Cioè di essere completamente iscritto nel flusso del tempo della storia. Questa roba qui è ciò che produce il nostro razzismo, perché che sia vero o no, noi vediamo le altre culture come fisse o come molto più lentamente in trasformazione. E alcune di queste culture può darsi che siano veramente ancora, ho detto una parola colonialista, che siano legate per esempio a un'idea circolare del tempo, eccetera, eccetera. E c'è un libro che è molto interessante, non so se avete letto, si chiama Vita, un'invenzione recente, non mi ricordo l'autore. Lo conosci? L'hai letto il libro? Sì. È molto interessante perché lui propone questa idea di razzismo dell'Occidente, cioè questa è la base per lui. E infatti più o meno, cioè nel senso, ho citato lui senza citarlo, ho fatto il figo, ho fatto il bello. Grazie, ciao. Volevo solo dire che... Ma senza qui... Tengo io. No, vabbè, tengo io, no? No, volevo semplicemente dire, no, che sì, o le parole, i concetti vengono usati precisamente o ci incasiniamo. Io ho sentito il bambino, prima la signora, parlato che sa riconoscere il buono e il cattivo. È complesso il discorso, perché qui è intavolare anche il discorso, magari l'animale, il bambino, in certe cose vengono assimilate. Però parlare di un bambino che sa cosa è buono e cosa è cattivo, vengono presi, dovrebbero essere chiamati in ballo soprattutto strutture addirittura percettologiche e fisiologiche prima di, diciamo, prima di intellettive e morali, no? Il seno buono, il seno cattivo. Sono prima di tutto processi adattivi, comunque rientrano in una naturalità, in una corporeità
animale comunque che resta, no? Perciò usare, so che è usato dalla letteratura, buono, cattivo, forse abusati, però ricordiamo che nel bambino, nel piccolo bambino, comunque sono processi fisiologici di sicurezza, di ansia, di perciò adattivi e percettologici, che sono in continua ristrutturazione. Questo per dire, in continua rigenerazione e sistemazione. Quanto riguarda invece le nevrosi, io direi che non sono belle. Bisognerebbe un po' staccarsi da questa idea che la malattia mentale, quale che sia, schizofrenia o nevrosi o depressione, o anche se possono dare dei prodotti espressivi più profondi, più particolari, e comunque nessuna nevrosi, nessuna, si chiamano nevrosi, o nessun scompenso, nessuna accisione, nessuna botta di, questo allone romantico crea delle perplessità su stati drammatici, assolutamente drammatici, quale può essere una nevrosi. No, la mia è molto breve, riguarda solo una riflessione che mi è venuta da fare su Singer, cioè mi stupisco di come questo nuovo animalismo, a quanto pare che si sta un po' diffondendo in Francia e negli Stati Uniti, si preoccupi di, cioè come se noi avessimo già risolto il problema della liberazione animale, siamo in una società dove vige ormai l'abbandono totale anche per legge, normativo, quindi non è più possibile, cioè non esiste più l'animale da reddito, quindi non esiste più tutto il problema degli animali da reddito, allevamenti, sofferenza, e finalmente possiamo volgere lo sguardo ai selvatici, cioè quello che mi fa specie, ma in senso proprio triste, mi dà tristezza di come questi animalisti, sia francesi che americani, abbiano voltato la testa, abbandonato il problema politicissimo di questi schiavi da liberare, perché quelli sono schiavi da liberare, e si preoccupano di andare a voler veganizzare il leone. Cioè, oltre che è sbagliato perché non esiste, cioè non esiste per me, appunto, arrogarsi il diritto di andare a insegnare agli animali cosa fare o non fare, e vedo molto pericolosa l'incapacità di reggere da parte nostra quella quota di sofferenza ineliminabile, perché secondo me il benessere e la stabilità anche interiori di un essere si basano proprio sulla elaborazione di accettare che la sofferenza esiste, cioè non si può eliminare. Quindi chiunque abbia questo obiettivo, io diffido di chi vuole fare che vinca il bene sul male, perché è una battaglia persa in partenza. Detto questo, però, mi viene da dire perché hanno fatto questa operazione. Secondo me l'hanno fatta per un motivo politico, almeno per i francesi non lo so, cioè perché l'hanno fatto, perché per me i francesi io non li capirò mai, cioè avendo dei filosofi a disposizione a portata quali Derrida e tutti quanti post Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, loro pensano bene di andare a pescare non so dove cazzo, quando ce l'hanno lì. Per gli americani lo capisco già di più, e per Singer lo capisco perché, essendo lui uno che non ha mai messo in discussione la società liberal, cioè essendo lui un non antisistema, è chiaro che lui non si pone mai il problema di risolvere il problema a livello strutturale e quindi politico, lui non si è mai posto un problema politico e ancora adesso evidentemente non se lo pone. Quindi a me quello che mi fa tristezza e mi preoccupa tantissimo è, ancora una volta, io la vedo come una sottrazione della dimensione politica da una parte, e dall'altra la pericolosità, come diceva anche Fabio, di questa proposta che vai a fare al mondo, che è assolutamente ridicola, patetica, surreale, secondo me anche primitiva, perché pensare ancora che, cioè chiunque pensi che il bene e il male siano divisibili, che si può veramente bonizzare gli umani, ma casomai anche gli animali, a me mi sembra proprio, cioè un pensiero non moderno, cioè un pensiero antichissimo, cioè lo poteva avere l'uomo veramente di Neanderthal, pensare che il temporale è male e il sole è buono, cioè adesso non possiamo più pensare una, cioè siamo nel terzo millennio, quindi mi sembra antico, non moderno,
e apolitico, tutto qua. Quindi mi preoccuperei davvero, spero davvero che in Italia non, però non so, mi preoccupa molto. Io avevo un po' di riflessioni, un po' probabilmente disorganiche. Mi trovo in disaccordo con molte delle cose che sono state dette dopo Benedetta. Quindi, lancio delle provocazioni e delle riflessioni. Beh, la prima cosa è una considerazione su quello che hai fatto vedere tu, Benedetta, che mi sembra che, a parte il tuo discorso è focoltiano, questo l'abbiamo capito da tempo, però mi sembra che hai lavorato proprio fisicamente sugli stessi materiali che aveva a disposizione anche Foucault, vedendo una prospettiva, insomma, che lì dentro c'era una miniera per discutere di questioni animali che il maestro non ha visto. Quindi si possono anche criticare gli autori di riferimento e cercare di ottenere quello che gli autori di riferimento possono darci oggi, no? Quindi i focoltiani possono criticare Foucault, spero che i marxisti possano criticare Marx. Questa è la prima riflessione. Per quello che c'è di bene, per quello che c'è. Quindi, ad esempio, l'episodio di Pierre che hai fatto vedere, Pierre Untermeyer, mi ha ricordato molto Pierre Rivière, che è uno dei casi studiati da Foucault, e anche lì, quello aveva 15 anni, l'altro ne aveva 17, mi sembra, anche lui c'è una storia di che arriva poi a uccidere, ha sgozzato la madre, il fratello e la sorella, e prima c'è una lunga storia che poi viene psichiatrizzata di torture sugli animali di vario tipo, con anche costruzione di strumenti, insomma. Bene, questa era la prima riflessione. La seconda riflessione è, prendendo quello che tu dici, mi chiedo se in quella fase storica ottocentesca l'animalismo non ha giocato un ruolo di ideologia giustificazionista dello sviluppo zootecnico. Cioè, mi sembra che la situazione sia ancora più grave di una semplice intersezione di respirare uno stesso clima culturale, per cui l'animalista da una parte andava a sviluppare appunto un concetto ottocentesco di carne felice, per semplificare, dall'altra si sviluppava la zootecnia. Mi sembra che da quello che tu ci hai raccontato, il lavoro ad esempio del socialismo utopico e l'antileone per esempio è il lavoro di giustificazione ideologica di indocilimento dei corpi, di resa docile dei corpi. Quindi mi sembra che il lavoro fatto dall'animalismo, e mi chiedo se questo non accada ancora oggi, mi sembra un lavoro, addirittura un lavoro ancora più drammatico, è un lavoro di giustificazionismo di una certa impresa industriale che si sta, e culturale, di storia delle idee che si sta formando. In questo senso mi sembra che si possa ancora una volta mandare in cortocircuito Foucault con Marx. Cioè, nessuno sta criticando gli aspetti di Marx, l'analisi di Marx sulla condizione operaia e sullo sfruttamento industriale, concedetemi la semplificazione. Mi sembra che il lavoro fatto da Foucault, che esce anche in qualche modo dalle citazioni che tu hai riportato, è quella che appunto prima di arrivare a usare la macchina il corpo deve essere reso docile, deve essere reso adattabile alla macchina. Quindi non si stanno facendo due discorsi diversi, si sta dicendo, mi sembra un po' come la fisica newtoniana e la fisica post-newtoniana, no? Per cui l'analisi di Marx va bene, come dire, in una sorta di analisi ristretta, però c'è tutto un contorno che mi sembra che talvolta venga dimenticato. L'altra cosa che mi ha colpito nelle citazioni che hai riportato, vabbè, per interesse mio personale, mi sembra che la cosa che esce chiara è questo: c'è l'antileone, c'è il leone, c'è la gazzella, c'è sempre questi singolari collettivi, che mi sembra che poi esce bene in Saint-Hilaire, per cui bisogna il proprio della specie, bisogna riconoscere quel proprio della specie per renderlo poi produttivo. Quindi questo mi sembra. Due cose ancora. La questione dell'universalismo, non dimentichiamoci che un certo tipo di universalismo è diventato egemone attraverso i meccanismi di colonializzazione e globalizzazione. Cioè,
l'universalismo occidentale diventa più egemone grazie alla possibilità di strumenti che hanno permesso l'occupazione del resto del mondo. Cioè, finché l'universalismo rimaneva scritto nei testi di Pico della Mirandola, era un conto, dopo Pico della Mirandola succede qualche cosa, che è l'occupazione fisica e materiale di extraeuropea. Il male a me sembra un'invenzione, scusatemi, anche molto recente, la denuncia Nietzsche, insomma, so, perché, in altre culture il male non esiste, per un amerindio che uccide come si chiamano i peccari, come sono quegli strani animali? I peccari, è male, per lui o lei no, non credo, quindi stiamo attenti anche a questo male con la maiuscola, sono un altro singolare collettivo. Per i peccari poi, probabilmente è male lo stesso. Ebbene, da una prospettiva occidentale, sì, quello che stiamo dicendo. L'ultimo punto, e poi mi taccio, è che tuttavia non vorrei far passare l'idea che insomma c'è un oppressore e un oppresso che non si parlano tra di loro, per cui c'è una operazione di colonizzazione senza che ci sia una risposta e una ibridazione tra il colonizzato e il colonizzatore, no? Adesso parlo di colonizzato e colonizzatore, potrei parlare della dialettica servo-padrone in Hegel, no? Per cui l'operazione finale non è solamente che il padrone trasmette le sue idee, la sua cultura, la sua struttura al servo, c'è un'operazione molto più complessa, per cui l'indiano postcoloniale è una costruzione storica che poi si inventa l'induismo originario con tutte le operazioni di nazionalismo indù, no? Insomma, la situazione è un pochino più complessa. L'ultima cosa è sull'agency. Mi sembra che uno snodo che gioca in tutta questa discussione è il concetto di agency. E siccome è un tema caldo in ambito antispecista recente, abbiamo riconosciuto che anche gli altri animali hanno un'agency, mi chiedo se a questo punto l'operazione da fare non è tanto distribuire l'agency a tutti, ma ripensare che cos'è il concetto di agency alla luce dell'agency del leone e dell'ombrico, no? Per cui il riconoscere un'agency extraumana non vuol dire ancora una volta colonizzare distribuendo generosamente agency a destra e a sinistra, ma se non c'è da fare tutto un lavoro politico di ricostruzione del concetto di agency, visto che l'agency eccede l'umano, compresa quello umano ovviamente. Grazie, ciao. Cito Volpe alla fine. A venire in mente anche che non solo la riconoscono questa agency, questi animalisti moralisti, universalisti, ma anche appunto la riconosceva nell'Ottocento Geoffroy Saint-Hilaire, che dice la domesticazione, al contrario della cattività, è un processo attivo in cui il soggetto deve partecipare con una certa dose di volontà, no? E è interessante questa cosa perché appunto lì c'è tutt'altro che una concezione animale macchina, ma una concezione animale soggetto, e quindi che deve venire sottoposto a un processo di soggettivazione. Esatto, esatto. E quindi lì c'è tutta la dialettica, appunto, tra non è un mero soggettamento foucaultianamente, anzi è una tecnica di soggettivazione molto raffinata. E questo, appunto, come dicete da foucaultiana, mi gaso di brutto, vedo che trovo queste cose e scopro che nella zootecnia dell'Ottocento ci sono dei processi di soggettivazione profonda. È molto interessante questa cosa. Poi adesso en passant sulla cosa ultima che vi parlavate brevemente sul peccari e il male, no? Il peccari e il male. Cioè, io che uccido il peccari, l'amazzone che uccide il peccari, e qui ci sono tre livelli di male, no? Il male per il peccari, il male per l'occidentale, il male per la popolazione amazzonica, no?
Allora, il male per i peccari resta, io sono d'accordo, cioè sicuramente è male per i peccari. Poi il problema morale è il problema di valutazione se procurare quello che per lui soggettivamente è male, in questo senso diventa poi, come dire, in maniera rispecchiata male per me, e quindi io penso che la nostra società internare e schiavizzare gli animali sia male, produrre quel tipo di male sia male, ma io non penso che nella natura e anche nella società in generale provocare del dolore, provocare la sofferenza sia moralmente sbagliato, sia male. Quindi così come io penso che appunto nella natura sì, si provoca il male, c'è il conflitto e quindi penso che questo potrebbe essere il caso di un individuo di una popolazione amazzonica che nella sua economia vitale provocare quel male naturalmente è necessario. Concordo con quello che ha appena detto Benedetta e mi appello come se alla richiesta di Rodrigo di... Allora, specifichiamo bene le parole. Allora, sotto il termine male, a questo punto ci stiamo facendo ricadere tutto. Chiaramente ci sono mali e mali. Allora, ecco, il mio problema è che ci sia il male, ci sono i mali. E i mali, allora, certamente l'azione sul peccare è un'azione, ne parlo in questione di specie, è un'azione violenta, però un conto è un'azione violenta, un conto sono rapporti di potere, un conto sono condizioni di dominio. E che mi sembra poi la confusione che fanno anche quelli che vanno a curare, a fermare il leone che sta aggredendo la gazzella. Certo che il leone sulla gazzella sta facendo un'operazione di violenza, così come la gazzella che scappa, che fa morire di fame il leone, sta compiendo un'azione violenta. Poi ci dobbiamo chiedere perché il problema è sempre il leone e non è mai la gazzella. Un conto è questa roba qui, un conto è Auschwitz. Cioè, E Auschwitz mi sembra sia stata inventata negli ultimi 200 anni in Occidente. Questa storia dell'universalismo occidentale è una cosa che è un osso messo per traverso proprio, che non mi va giù, rimane qui. Ci vuole la dinamite, altro che il digestivo. Che l'osso se lo mettono a guardare. Allora, tanto per incominciare, allora, la questione della citazione continua dei popoli amazzonici, in qualche modo per avvalorare un certo relativismo, è una cosa che non capisco, perché a questo punto mi chiedo perché io debba utilizzare, delle narrazioni primitive, degli amazzonici, e non per esempio narrazioni primitive della Bibbia. Cioè, non ho capito per quale motivo non si possono paragonare delle allucinazioni di un certo tipo ad allucinazioni di altro tipo. Cioè, in fin dei conti, l'uno vale l'altro. O si vuol dire che gli amazzonici sono più furbi, degli stralunati della mezzaluna fertile. Francamente sono popoli che sono messi nel flusso del tempo, sono soggetti alle loro contraddizioni, e se vogliamo dare un senso alla civiltà e quindi alla civilizzazione, tra virgolette, bisogna in qualche modo capire che è proprio il processo di civilizzazione che, liberando delle scorie, delle difficoltà dell'umanità rispetto al proprio ambiente, consente la liberazione di quelle che sono delle costrizioni degli amazzonici che devono mangiarsi quegli animaletti, no? Cioè, indubbio. Perché probabilmente quando usiamo la parola male oppure bene, facciamo due operazioni, cioè sovrapponiamo due piani diversi. Un conto è, la risposta fisiologica di chi subisce violenza, oppure la risposta fisiologica di chi subisce un piacere. Un conto quando invece usiamo la maiuscola per indicare delle cose metafisiche, no? Allora, un processo di civilizzazione io lo interpreto come un processo che offre, attraverso il progresso, lasciatemi ancora questo concetto, la possibilità di impedire a un individuo di nutrirsi di un altro individuo. Questa è la logica che porta alla veganizzazione del... No!
Per quale motivo? Perché io non interpreto la civilizzazione come, come convincimento di Tizio, di Caio, di Sempronio. Civilizzazione come trasformazione storica di, attraverso le contraddizioni e alla sostituzione di sistemi di riproduzione sociale con altri sistemi di riproduzione sociale. Quindi non c'è affatto da parte mia un'intenzione di, diciamo, di rivalutare quelle che sono le, diciamo, le tendenze di rapporto uno a uno, no? Di convenzioni moralistiche, no? Che in effetti non portano da nessuna parte. Come diceva quella didascalia di Fibristi, la prescrizione non risolve, è fiacca. Cioè, puoi prescrivere quanto vuoi, no? Puoi invitare alla moralizzazione degli individui, ma questi qui a un certo punto si sono soggetti a delle forze ambientali di vario genere e continueranno a comportarsi come si sono comportati. Quindi, però il processo di civilizzazione non si capisce per quale motivo debba essere così rifiutato in nome di un relativismo sempre più strano, sempre più, diciamo così, difficile da comprendere nel nostro ambito, dico, fuori un altro discorso, nel nostro ambito. C'è uno scrittore indiano, Vivek Chiber, che ha sviluppato una notevole critica a quello che è il postcolonialismo, o la teoria postcoloniale, semplicemente individuando come effettivamente sulla base del manifesto di Marx la, diciamo, la capacità del sistema occidentale è stata quella di rompere delle, diciamo così, degli arcaismi con il loro bene e con il loro male, sia chiaro, cioè, non è ovviamente tutto male, hanno prodotto anche delle sofferenze micidiali, ma nello stesso tempo hanno aperto delle prospettive, delle potenzialità che possono anche chiudersi e può andare tutto in rovina, questo è chiaro. Però, insomma, resta il fatto che è un processo universale di, diciamo, di frantumazione di quelle che sono le resistenze degli altri popoli alla, diciamo così, alla influenza occidentale, di fatto si sono avvenuti. E poi, tra l'altro, questa storia dell'Occidente lo vediamo sempre in termini molto negativi. Forse dovremmo interpretare l'Occidente in maniera bivalente, perché in effetti è l'Occidente qualcosa di molto bivalente. Contiene al suo interno due linee di tendenza. Una è sicuramente quella che produce tutte le devastazioni che conosciamo e che sono attribuibili al sistema capitalistico e tutte anche quelle, diciamo, manifestazioni tradizionali più antiche che comunque continuano a vivere all'interno del sistema capitalistico, per esempio il patriarcato, no? Un'altra cosa invece sono le tendenze di emancipazione che sono nate in Occidente. E guardate bene che quando nei trattati postcoloniali viene criticato l'Occidente, guarda, se leggete bene probabilmente scoprirete che sono proprio categorie nate nell'Occidente che permettono a questi critici di criticare l'Occidente. Ma perché? Perché criticano, diciamo così, assorbono il filone emancipatorio, diciamo così, per criticare quello negativo. Cioè, questo non è vero, questo è che noi possiamo leggere solamente quelle cose che sono state scritte dall'antropologo occidentale che è andato lì e ci spiega le cose secondo dei modelli disciplinari discorsivi che sono quelli che noi accettiamo come diciamo forme di veridicità, cioè qualcosa che ci spiega la verità solamente perché è filtrata da quel modello di sapere lì dell'antropologo e che va a farsi interprete in un'altra cultura. Se ce lo viene a dire il primitivo, noi non lo consideriamo valido, non lo consideriamo autorevole perché lo infantilizziamo, esattamente come... Cioè, poi io in realtà su alcune cose sono anche d'accordo con quello che dici, però appunto in questo modello di progresso unilineare e unidirezionale, secondo cui nella storia, la storia è un flusso, hai chiamato proprio te, un flusso del tempo continuo e unitario in cui ci si può posizionare solamente in maniera sequenziale, in cui quindi
Noi siamo a un certo punto di questa linea e i popoli dell'Amazzonia sono a un altro punto di questa linea. Questa è una rappresentazione metafisica assurda di quello che è la realtà. La realtà invece siamo tutti in questo presente, ognuno ha una storia diversa. E come fai a collocare i barbari in una linea del tempo precedente a quella del capitalismo? E capisci, cioè, ma questo così è un passato. Però penso dal lato positivo, io penso anch'io che sia ambivalente l'ideologia dell'Occidente, e in questo senso penso che appunto la critica più puntuale sia quella di Adorno, appunto, e della dialettica dell'illuminismo. Però è un'ambivalenza inevitabile, non è che c'ha questo potere emancipatorio e quindi dobbiamo perseguire quello, cioè, e là sono le due facce della medaglia, questa emancipazione che diventa oppressione, e quindi bisogna stare sempre sulla vigilanza di questa dialettica. Ma no, se parliamo di il primitivo, l'amerindio, l'antropologo, rischiamo di cadere in un tranello che ci fa usare e confondere il relativismo e l'universalismo e utilizzare i concetti come quando ci fanno più comodo, senza tenere una linea. E come dire il male, la stessa cosa. Non esiste il primitivo, l'antropologo, ci sono diverse linee interpretative, l'antropologia ha diversi indirizzi, come anche non esiste il primitivo, ma esistono degli individui e delle società, delle civiltà molto diverse tra di loro. Ci ritroviamo a fare l'analisi di cui ci parlava prima la signora, di scegliere così a caso delle storie che ci sembrano uguali perché noi le vediamo uguali, senza calare l'interpretazione in quel momento storico, in quella società. È come sì, leggere un mito greco con gli occhi di oggi, la stessa cosa. Tutto. Io dicevo primitivo proprio da virgolette per dire la nostra retorica del primitivo, ma hai ragione. Che comunque se no è una persona coloniale, sì, sì. Sì, torniamo indietro sempre all'uso ottocentesco e all'etnografia. No, volevo ritornare su questi punti perché mi sembrano importanti. Chiarire che ovviamente l'ambiguità dell'Occidente è presente a tutti, nessuno sta facendo una critica unilaterale perché altrimenti ribalteremo la dicotomia lasciandola inalterata. Quello che si cercava di dire, piglio un antropologo famoso che è Philippe Descola, che è un occidentale, che si situa come occidentale, che lo chiarifica ripetutamente nel suo capolavoro che è Al di là della natura e della cultura, e che però ci individua almeno quattro grandi paradigmi di questa dicotomia che è inventata da noi. Cioè gli altri popoli sanno che cos'è la natura, sanno cos'è la cultura, ma non hanno creato una dicotomia così radicale tra natura e cultura che è tipica della nostra cultura e neanche di tutta la nostra cultura, perché i cinquecenteschi e i rinascimentali non avevano una divisione natura-cultura così netta, così precisa come succede da Cartesio in poi e come succede negli ultimi 300 anni. Quindi il problema torna a essere il problema di questi singolari collettivi. Quando io sento dire il primitivo, quando ci sono appunto milioni di culture che vengono fatte coalescere in questo concetto di primitivismo o di primitività, mi spaventa un attimino, così come parlare di Occidente come solo Occidente è un altro aspetto che è problematico. Quello che si sta chiedendo di fare, visto che sono stati citati gli studiosi postcoloniali, c'è un bellissimo libro che si intitola Provincializzare l'Europa. L'operazione non è quella di dire prendiamo l'Europa e buttiamola a mare, provincializziamola, nel senso che è una delle tante storie che possono essere raccontate, ma di storie ce ne sono tante altre, e anche l'idea che la contraddizione sia tipica dell'Occidente, per cui all'interno dell'Occidente c'è questa ambiguità di pensiero che non è riscontrabile in altre culture, è un'operazione coloniale, per cui ho cancellato non solo le differenze tra le varie culture che vengono fatte cadere sotto il concetto del primitivo, ma
ho cancellato tutte le contraddizioni che all'interno di quelle culture sono altrettanto evidenti se ascolto quelle culture. Quando, certo che quando parlo di modello di produzione asiatico, parlando dal Giappone all'India, sto facendo un'operazione un pochino, questo non è relativismo, è riconoscere, cioè il relativismo è prevedere che esistano molte culture, io credo che qua esistano molte nature, non stiamo parlando di relativismo, stiamo parlando di provincializzare l'Europa, mi sembrano due cose completamente diverse. Metà mondo usa motore a scoppio per muoversi. Metà del mondo usa motore a scoppio per muoversi. La metà del mondo usa il cavallo per muoversi. Allora, tu vuoi che il mondo che usa la macchina si riconverta col cavallo, o vuoi che il mezzo mondo che usa il cavallo trovi il modo di utilizzare il motore a scoppio? Vabbè, insomma, l'auto elettrica è un esempio. No, ma è vero, il problema è qui. Ma stiamo volendo superare molto adesso. Sì, vabbè, dai, ho detto andiamo ai cavalli, allora non so. Nei cavalli nel motorascopo. Beh, in qualche modo dobbiamo muoverci, troviamo delle soluzioni, ma l'energia non so di che tipo. Ma... è che dobbiamo pensare alle contraddizioni del nostro sistema economico e sociale, in cui il fatto di avere, ad esempio, l'industrializzazione, la meccanizzazione del lavoro o la meccanizzazione ad esempio appunto dei trasporti porta delle altre contraddizioni politiche, ecologiche, delle altre, e quindi voglio dire, sono su quelle che politicamente noi come movimento politico bisogna interessarsi, e quindi voglio dire, il fatto che ci sia un altrove e della gente che va a caccia non è la stessa cosa che andare a caccia della volpe in Inghilterra. Insomma, la caccia del volpe. Certo, vuoi che quella situazione venga mantenuta in eterno? E il fatto è che secondo me non dobbiamo interrogarci questa pretesa universalistica di stabilire il cosa bene e male per il mondo, cioè non ci deve interessare, perché se non avessimo gli strumenti materiali, tra l'altro, di andare a decidere cosa devono fare e cosa non devono fare nella foresta amazzonica, non si porrebbe neanche come problema morale se non avessimo gli strumenti materiali per farlo. E quindi è una questione che deriva direttamente dal colonialismo, come si diceva prima. Volevo tornare invece alla prima primo video che hai trasmesso di questo inglese, che appunto... inglese o americano? Lo so, è tedesco questo. Vabbè. Quando appunto cercava di far capire a noi perché porsi in quell'ottica l'aveva convinto, no? Perché lui inizia dicendo: ho discusso con questa persona che mi ha iniziato a fare delle domande, ma perché è male mangiare gli animali? Perché? E allora, se è male così, siamo uguali agli altri animali? Sì, siamo uguali. E allora, se è male per noi, perché non è male? Ed è una specie di labirinto mentale in cui, se tu non parti da certe premesse, inevitabilmente ti trovi a dare ragione a quella posizione, perché è una posizione quasi logica, no? Esatto. E quindi il problema è mettere in dubbio le premesse. Allora, per esempio, quello che gli raccontava Massimo di questo che alla fine come unica soluzione logica pensa che la cosa vada risolta nell'ingegneria, con l'ingegneria genetica per cambiare il DNA, cioè questo sta facendo della iperfantascienza, e mi chiedo, quando prima dicevamo ma qua ci facciamo ridere dietro dalle persone, mi chiedo se invece non è quasi una strategia per sembrare al passo coi tempi, cioè adesso che le tecnologie sul corpo sembrano promettere l'immortalità, sembra che potremo guarire tutte le malattie, allora noi animalisti che ci dicono che siamo, invece ci mettiamo al passo coi tempi, e alla fine, perché no, visto che nel futuro tutto sembra possibile, potrà essere possibile anche questa cosa, forse anzi sarà più facile risolvere la violenza con una cosa di ingegneria genetica che poi i leoni se la trasmettono geneticamente uno con l'altro, che non pensare, cioè è quasi una scorciatoia al processo di moralizzazione. No, è come se noi trovassimo, che ne so, la modifica genetica per diventare tutti pacifici e non più aggressivi,
ma l'umanità potrebbe anche decidere di iniettarsela, che almeno risolve il problema delle guerre, una scappatoia al problema etico e politico. Però allora, è interessante che non hanno pensato per gli umani. Beh, per gli umani si sta pensando l'ingegneria genetica magari umana, loro stanno pensando, noi in quanto animalisti ci... No, ma dico, scusa, poi sì. So che ti sto peraltro un inciso, sì, però essendo proprio loro animalisti, non vedo perché non gli è venuto in mente di cambiare il DNA umano e ma probabilmente gli è... dicono che invece di andare a rompere i coglioni ai loro addirittura che no, genericamente cioè lo dicono che si mettono d'accordo mentre con vero. Quello è impossibile. Allora questo che lavorano già sugli umani perché sono specissima anche loro secondo me, cioè non hanno pensato vado a cambiare l'umano, gli tolgo il desiderio di carne, perché è comunque un'allucinazione, se devi togliere il desiderio di mangiare togli la umani, perché lo devi togliere la carne? Allora, però premettiamo questa cosa. Questo volevo mettere in evidenza, che sono strato antropocentrici. Allora, io intanto, intanto dicevo che la cosa che fa capire quanto questa sia una follia anche dal punto di vista logico, perché a quelle follie si può ribattere anche con le loro stesse. Con i loro stessi strumenti. La prima predazione in base al numero, perché sennò siamo specisti, è togliere tutti i predatori degli insetti, cioè rispetto a un leone che prende una gazzella, un pipistrello che in una notte mangia 3.000 zanzare o peggio ancora un uccello che mangia solo un insettivoro è molto più da cioè dovremmo sterminarli tutti gli insetti. Tra parentesi, l'agricoltura umana, cioè l'agricoltura grande. Beh, no, questo non lo so, perché comunque gli insetti si mangiano tra di loro, è un mondo dove le cifre che noi pensiamo a livello di mammiferi nel mondo degli insetti si moltiplicano all'ennesima potenza. Io mi chiedo, cioè, sarebbe da contrastare, cioè, qua ci sta un lavoro anche politico nostro a livello magari di rivista, di articoli, per questa cosa qui, evidenziarla, analizzarla e smontarla prima che prenda piede, perché questo vuol dire appoggiare tutta l'ingegneria genetica della peggior specie, che tra l'altro per fare quella roba lì immagino tutto il problema della vivisezione, della sperimentazione sugli animali, cioè è una contraddizione unica dal punto di vista logico. E poi, siccome questa cosa sta andando in sordina, che però si puntella su varie, anche magari altre idee, che non ci piacciono, magari se ne potrebbe fare anche una critica un pochino più insomma, strutturata. Io lo lancio come cosa di iniziare a pensarci seriamente, ad analizzare anche i contenuti di questi discorsi, senza dire solo spazzatura, ma te la smonto da un punto di vista filosofico, logico, esatto. Una prospettiva biblica, il leone nel giardino dell'Eden, il leone dormirà con la gazzella, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ed è una cosa, ancora una volta, fortemente culturale. Ma perché l'uomo, alla fine, con chi si identifica? C'è chi si identifica col leone, c'è chi si identifica con la gazzella, però tutti abbiamo paura di essere la gazzella, questo è il problema principale. Penso che anche l'animalismo, sommato tutto, nasconda una grande paura, cioè di fare la fine degli animali che sono allevati, così alla fine anche noi sentiamo questa paura, siamo allevati, anche noi, il nostro mangile, è lo smartphone, è così, alla fine siamo uguali. Abbiamo coscientemente all'interno di noi questo terrore di fare la fine degli animali che noi difendiamo, proprio per un discorso empatico, sentiamo di essere uguali a loro, allevati con gli stessi principi, non ce ne rendiamo conto perché non è così eclatante, ma le nostre prigioni sono analoghe a quelle degli animali tenuti chiusi. Sarà un po' più grandini, però alla fine è la stessa storia. È interessante perché tra l'altro è sempre un crucio che mi assilla questo, no? Perché anche prima Benedetta diceva e tanti di noi, ma anch'io lo penso, che per cambiare forse veramente le cose bisogna per forza agire a un livello politico, bisogna agire non a livello moralizzante dei singoli eccetera, però c'è anche da dire che questo mondo così come lo vediamo e facendo aprendo un po' gli occhi, noi vediamo un mondo che è effettivamente alienato, perché i valori di
questo mondo sono i valori della pubblicità, sono i valori che vengono imposti, però questo mondo alienato però in qualche modo fa breccia sulle persone che a un certo punto anche loro devono avere delle sensibilità, delle antenne per ricevere questo, perché se una persona non fosse così alienata dice ma tutte queste proposte io le prendo e le butto in spazzatura, così non è. Quindi in realtà secondo me c'è una corrispondenza tra l'alienazione che ci viene propinata dal sistema capitalistico, dai potenti, da chi vuole mantenere questo stato di sfruttamento, ma dall'altra parte chi riceve questo messaggio è altrettanto anche lui un formatore di questo mondo. Quindi diciamo le due cose secondo me non sono così nettamente distinte e a mio avviso bisognerebbe forse lavorare per prima cosa, vabbè, io dico sempre su noi stessi per cercare di uscire da questa alienazione, chiaramente trovare gli strumenti per poi cercare di rendere questa visione del mondo diversa nella misura in cui possiamo farlo, nella nostra attività. Beh, nella nostra essere vita. Qui è già essere qua, infatti, essere qua è già un risultato molto importante. E poi, vabbè, il passo successivo che mi domando sempre è come effettivamente, se vogliamo lavorare su un piano più politico, strutturale, su un piano diciamo più elevato rispetto dei singoli, come questo però possa avvenire, perché insomma anche qua non è che ci sono delle entità maligne che determinano questo sistema, dietro ci sono delle strutture chiaramente vecchie, socialmente ormai diciamo consolidate, ma che comunque sono sempre governati da uomini e donne, comunque questo, cioè non è che c'è un'entità che non si vede o non si... E quindi ecco questo, la mia domanda che faccio a voi, di cui io sinceramente non ho risposta, è come si può iniziare a far breccia su queste strutture, e quindi non direttamente sui singoli dal punto di vista morale, per cercare di cambiare questo assetto che è un assetto che veramente chiaramente... distruttivo e degenerante. Innanzitutto penso che i due piani naturalmente non si possono scindere. La critica era sull'egemonia totale del questo processo moralizzante, individualizzante, personalizzante della responsabilità, che occulta il fatto che invece tutt'altro, la questione dello sfruttamento animale è una questione sistemica e non dipende affatto dalla scelta del consumatore. E come quindi agire strutturalmente? Naturalmente l'azione diretta è una forma di azione sulle strutture e poi cioè io penso, perché se veramente si sta creando veramente questa sacca di animalisti, di vegani, no? così diffusa, perché non potrebbero avere un impatto esattamente come quello delle lotte politiche classiche attraverso lo sciopero, ad esempio? Lo sciopero è una forma di azione strutturale, perché agisci sull'organizzazione e sul piano economico. E se veramente si stanno creando queste sacche di animalisti dappertutto, che sembrano tantissimi, no? Perché non si può cominciare a ragionare in questa logica? Lo sciopero come lo intendi? La butto lì, cioè nel senso come, non so, magari uno sciopero appunto diversificato, che non è naturalmente lo sciopero dei macellai, non è lo sciopero dei macellai, quindi di categoria, non è uno sciopero di categoria, è uno sciopero trasversale. Però certo, ci vuole un livello di organizzazione, di lotta di coscienza di classe, cioè molto, molto più forte, più consolidato. Però voglio dire, bisogna metterci in quella logica lì, smetterla con questa storia che bisogna convincere uno a uno, no? Con la scelta individuale, e pensare di agire come movimento politico. Sì, però certo, strategicamente siamo d'accordo sul non moralizzare le persone, però a un certo punto queste persone devono cambiare, cioè dobbiamo in qualche modo infondergli diciamo una visione più allargata, che non sia solo quello del cibo, non mangiare gli animali, che così stai facendo un'azione benefica, ma anche un'azione interpersonale, un'azione culturale, un'azione proprio da un punto di vista dell'intelligenza e della,
e della cultura, no? Cioè delle letture, del sapere, cioè questo secondo me è dell'introspezione, perché se no questo individuo qua, come dici tu, rimane solamente un mero strumento da moralizzare e basta, invece deve cambiare proprio sulle ragioni profonde per cui vengono fatte queste attività, no? Mi sembra che stiamo invertendo, stiamo confondendo la causa con l'effetto, cioè credo che quello che stesse dicendo Benedetta è che un'operazione di modificazione delle strutture comporterà la soggettivizzazione di individui differenti, cioè non ci dobbiamo proporre il problema della veganizzazione degli individui, perché la modifica, come lo sciopero rivoluzionario di beniaminiana memoria che lei evocava, sarà quello che comporterà la modificazione di vita, non sarà la modificazione di stili di vita che porterà allo sciopero che lei evocava, sarà lo sciopero che lei evocava che comporterà la modificazione di determinati individui. Sì, no, infatti in realtà mi dedicavo un po' a questo, cioè della serie che, vabbè, è sempre l'annosa questione, no? Cioè appunto della moralizzazione, in realtà secondo me è quella che bisogna effettivamente combattere. Faccio un esempio banale sui social. Io ho messo un post sulla 194 ed è venuta fuori una valanga di persone che a un certo punto chi è a favore, chi pro, chi contro la vita, chi è. A un certo punto uno che mi dice: ah, comunque io sono per la vita a prescindere, sono vegano. No, che si, esatto. Allora, quando per esempio tu parlavi prima, no, della moralizzazione, di come si incrocia la moralizzazione all'interno dell'animalismo con quella all'interno dei movimenti sociali, eccetera, cioè questo è un esempio calzante proprio di questa cosa qui. E infatti, per esempio, dal mio punto di vista, cioè personalmente, gli ho detto: va bene, anch'io mangio vegano, eppure io magari sono per la tutela della donna che viva piuttosto che di un ammasso di cellule che ancora non so che cosa sia, non mi interessa. E questo, cioè appunto, alla fine il famoso discorso anche del veganizzare il leone, cioè queste cose, cioè io sono per la vita, no? E allora, secondo me, appunto, forse la lotta bisogna proprio farla su questo piano politico e non solo culturale, non solo l'uno a uno, non solo, cioè, che la questione è il dominio umano, intraumano, esatto. E cioè, così come mi viene in mente Fico per Farinetti, Italy, eccetera, no? Che adesso ha inaugurato dentro cioè un'immensa, una vastissima area dove ci sono 4 facoltà universitarie che collaborano, ci sono dentro dei parchi giochi, ci sono dentro addirittura appunto, cioè piccoli allevamenti dove tu puoi vedere il maialino che poi ti vai a mangiare, no? E quindi quello che dicevi di nuovo tu, cioè il fatto che comunque alla fine io ti preservo, ti faccio vivere bene, però poi alla fine ti mangio, io anche sto bene perché so che cosa ti ho dato da mangiare e ti faccio vedere, eccetera. Non esiste moralizzazione nella politica, esistono dei dati, e i dati sono che si sta passando dall'allevamento estensivo, cioè intensivo, a quello estensivo, e che noi forse quello dobbiamo combattere via tutti i frondoli, via tutto quello che è il sentimento, il cagnolino, il gattino, per carità, poi ci stiamo con loro, li amiamo, però quando si parla appunto a livello di questioni, ma questioni dei viventi, secondo me dobbiamo cercare invece di ragionare in questi termini qui, cioè in termini di lotta. Il primo video di questo giovane uomo, comunque anglosassone, perché parlava un inglese naturale, senza un accento, quindi o americano o inglese, non lo so. E, secondo me c'entra anche la semplificazione, appunto, perché qua si sta parlando di moralizzazione, quindi eventualmente qual è lo strumento. Secondo me quel tipo di persone... La cosa che mi sembra stupida è questa: io non capivo niente di quello che ha detto, neanche una parola, quindi questo ha fatto sì che mi sono concentrata su quello che non diceva, quindi sulla sua faccia,
il suo vestito e la sua espressione facciale. Adesso veramente io non voglio sembrare grossolana, però questa persona aveva veramente un'articolazione mimica equivalente a zero, cioè un cane fa più espressioni di quello là. Mi ha fatto pensare proprio a un boy scout, a un fondamentalista, a un mormone, cioè era molto, come dire, banale, era molto raso terra, anche il suo stesso modo di, perché secondo me la ricchezza di una persona si vede anche dalla ricchezza dello sguardo, oh, quei discorsi un po' grossolani da setta, per niente politici, appunto, per niente articolati, che mancano di ricchezza, di profondità. E se io penso anche, cioè voglio dire, l'antispecismo ha bisogno di cultura da abbinare alla politica. Per me Benedetta e Max fanno un lavoro politico, perché scrivendo dei libri non semplici, nel senso buono del non semplice, cioè che articolano la complessità delle problematiche in maniera seria, rigorosa, questo è politica. Mentre quello lì con la camicetta bianca e la faccia fissa, io non mi fido, perché un leader così io non lo vorrei neanche se mi pagano, capito? Perché non mi ispira nessuna. No, a me come impressione quella persona mi è sembrato un oppositore del movimento animalista. Questa è la prima impressione che mi ha dato, cioè un infiltrato che vuole screditare, perché banalizzando così la cosa rende il castello invece che l'impressione. Beh, Benedetta non ci ha trasmesso il filmato, ma c'è anche un certo Peter Singer che fa questi discorsi, che non credo che sia un infiltrato. Peter Singer a un certo punto nel video che vi volevo far vedere fa un discorso sui gatti, dice: tutti noi abbiamo sofferto la nostra vita di animalisti per il fatto che i nostri gatti ma ammazzano le lucertole, e fa vedere una pagina, uno schemino anche buffo, in cui dice: il gatto si sveglia alle 7 di mattina e si stiracchia, poi mangia dalla ciotola, poi verso mezzogiorno esce e c'è una striscia rossa, omicidio, 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 poi rientra e fa un pisolino, poi si stiracchia e poi alle 2 di notte esce, omicidio, 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 omicidio. E quindi la soluzione per Peter Singer, Pietro il cantante, è chiudere i gatti in casa, ve lo giuro, e dargli da mangiare l'ami vegano. E chiudere i gatti in appartamento, ve lo giuro. Quanto un poco ci abbiano anche contagiato, perché per esempio nell'ultima discussione che è venuta nella nostra lista era proprio abbastanza accesa proprio su questa questione. Quanto noi magari teniamo legati i nostri cani perché sennò vanno a predare gli animali nel bosco, quanto richiudiamo i gatti, quanto portiamo via l'uccellino dalle fauci del gatto, piuttosto che altre cose che poi sono uscite, dei girini vari che vengono magari spostati da una pozza che si sta prosciugando. Cioè quanto in effetti anche queste cose che critichiamo così adesso perché le pensiamo assurde, poi alla fine un pochino ci abbiano contagiato, no? E magari ripensare un po' anche a questi atti che io credo siano davvero assurdi. Mi sembra proprio di comportarmi antropocentricamente proprio da colonialista, perché decido io come debbano andare le cose fra gli animali che hanno forse ancora pochissime possibilità di esprimere quello che poi sono. E su questo, insomma, un po' noi ne abbiamo parlato in lista e spesso viene fuori questo argomento, quindi un po' anche di forse di autocritica nostra, perché mi sembra che comunque un po' ci contagi, ecco. La cosa problematica. Cioè, gli animali domestici comunque uno ha una, cioè, c'è un'attività nei loro confronti, c'è un trattarli in un modo piuttosto che un altro, cioè li influenziamo comunque, quindi cioè, non vedo che da una parte se li lasci liberi di andare nel prato a uccidere i merletti sono liberi, invece se
non li lasci andare a uccidere i merletti e li fai uscire solo la sera, non sono liberi. Cioè, comunque sono come tutti noi un po', cioè, perché anche noi siamo animali addomesticati alla fine, perché tutta l'educazione, le religioni, le culture comunque ci rendono tutti animali addomesticati, noi primi, e poi abbiamo addomesticato anche gli altri, che poi ci hanno addomesticato a nostra volta, perché il cane, come anche ha fatto notare Lorenz, comunque ci ha anche lui addomesticato. È interessante anche in agricoltura, cioè alla fine queste piante che abbiamo addomesticato in verità ci hanno addomesticato, perché noi ci siamo stanzializzati e siamo stati lì a coltivarle e ne dipendiamo. Vedo proprio che siamo in una contraddizione, cioè non è che da una parte c'è una libertà, c'è una selvatichezza, cioè la libertà è qualcosa che per l'appunto non è mai assoluta, quindi chiuderli in casa o chiuderli all'interno di un giardino, e comunque appunto non è che li lasci liberi in maniera totale, c'è sempre questa libertà come contraddittoria, cioè noi per primi siamo contraddittori in questa cosa, perché a me lascia un po' perplessa questo discorso del paragonare la nostra libertà. Noi chiaramente siamo condizionati, però non è un po' pericoloso un po' generalizzare su questo senso, ossia i condizionamenti che subiamo ovviamente sono enormi, però è paragonabile, cioè noi comunque abbiamo un grado di libertà imparagonabile, insomma siamo liberi di scegliere in un'infinità di modi, insomma, rispetto a gli altri animali che vivono con noi, anche nel migliore dei casi. Cioè, cioè il mio non era un paragone, per cui da una parte io dico non c'è, cioè la libertà assoluta non la possiamo pensare, cioè puoi andare a vedere le contraddizioni della nostra libertà e in generale della libertà dell'animale domestico. Perché per l'appunto la libertà della mucca è diversa dalla libertà del gatto, è diversa dalla libertà del cane, e la loro libertà del cane e del gatto è diversa dalla nostra. Quindi penso che appunto non si possa fare un discorso molto universale per quanto riguarda la libertà. Appunto anche gli animali selvatici non è che vivano nella libertà, perché gli habitat sono sempre più pressati, quindi sono sempre più parchi dove possono stare, se escono fuori dal parco vengono ammazzati. Quindi vedo che nell'animalismo ogni anno si aggiunge un problema nuovo, cioè prima avevamo il problema degli argomenti indiretti, cioè che tanti animalisti parlano di salute, parlano di inquinamento e si dimenticano di parlare direttamente della sofferenza animale. Poi c'è stato e ci sarà sempre più, secondo me, l'animalismo fascista. Lo dico fascista per semplificare, intendo dire quel qualunquismo spinto che poi di fatto è apolitico, no? E adesso abbiamo pure il problema di questi che vogliono veganizzare i leoni. Io dico, dopo queste tre cose, veramente mi chiedo a noi cosa ci riguarda. A noi ci riguarda perché secondo me dobbiamo a questo punto raffinare ulteriormente ed enfatizzare tutto quello che non è queste tre cose. Cioè io lo voglio riportare a un discorso proprio nostro, politico, di strategia. Quindi vuol dire che sempre più dobbiamo diventare più intersezionali, quindi tener conto dello sfruttamento futuro, non solo di quello degli animali, ma anche, cioè, mettere sempre insieme, cioè essere chiari nel discorso pubblico che mettiamo insieme le liberazioni e non la liberazione degli animali, che non ha senso da sola e non è neanche possibile, secondo me. E quindi ci toccherà rivedere, secondo me, in maniera, per il nostro discorso pubblico, ora dobbiamo includere anche questa cosa, cioè una lotta contro queste stronzate di veganizzazione del selvatico. Solo questo. È importante lavorare a tutto tondo a fare dei discorsi che contrastino questi argomenti assoluti. Secondo me abbiamo anche un altro pubblico che comunque rimane quello di denuncia dello sfruttamento e della schiavitù animale, perché se questo noi non lo facciamo in qualunque ambito, gli altri non lo faranno per noi. Cioè io a corredo ci metto sempre questo,
perché tipo quando entri in certi ambiti e parli di sfruttamento, cioè generalmente siamo tutti sempre d'accordo, eccetera. No, no, ma lo dicevo, stavo solo riflettendo, però in realtà mentre noi generalmente se entriamo in un altro ambiente siamo propensi a capire, a parlare appunto delle dinamiche comunque discriminatorie, vessatorie, eccetera, eccetera, tendenzialmente però gli altri mai vengono a dire a noi: ah sì, comunque è anche vero che lo sfruttamento degli animali è una cosa che, cioè, non ce lo dice nessuno, mentre noi tendenzialmente quindi siamo cioè siamo attenti anche agli sfruttamenti altri, gli altri non lo sono altrettanto rispetto alla liberazione animale. Cioè questo fatto che dobbiamo ritornare a questo nucleo originario, che il selvatico sinceramente non è schiavizzato, cioè avrà altri problemi, lo sappiamo che gli elefanti stanno scomparendo, cioè, lo so, però è veramente un altro tipo di problema che va affrontato in altro modo. Però il problema politico è quello di liberare gli schiavi, cioè tornare anche al soggetto che sono gli animali da reddito. Beh, però è la stessa differenza fra fare prigionieri e bombardare una città. Cioè, non è che poi le cose sono molto diverse, nel senso che anche la distruzione degli habitat è una strage programmata, prevedibile, istituzionalizzata anche quella. Secondo me abbiamo sempre pensato che i problemi della natura, diciamo della conservazione naturale, fossero sempre in relazione al benessere umano, ma se tu inizi a pensarlo in relazione alla distruzione del territorio degli animali, diventa una guerra imperialista aggressiva tanto quanto. Quindi le due cose secondo me vanno di pari passo, non si può neanche mettere una gerarchia nel tipo di violenza, di dominio che c'è rispetto agli animali, perché voglio dire, un orango che deve lasciarsi morire di fame o che cade dagli alberi perché abbattono la foresta non è meno schiavizzato di una mucca in un allevamento intensivo, cioè gli stai togliendo letteralmente la terra sotto i piedi. È come prendere i popoli dell'Amazzonia, disboscargli la foresta e dire: adesso arrangiatevi, andate a vivere nelle città, cioè vuol dire ucciderli. Ma infatti la cosa pazzesca di questi liberatori della sofferenza degli animali selvatici è che non si interessano agli animali selvatici, ma non dal punto di vista ecologico, cioè non lo nominano neanche la questione dell'inquinamento, della deforestazione, non è, umano, cioè, non è quel piano lì che gli interessa, cioè è solo proprio morale, è proprio un piano etico di... Io avrei una domanda per Benedetta, se posso, sulla periodizzazione storica. Benedetta. Mi domandavo se la storia non inizia un po' prima del 1854 con il corso di Zurigo, perché tu come sai nel Medioevo ci sono stati infiniti processi agli animali, sono stati portati in tribunale, quindi non era già questo un processo di moralizzazione? Cioè, quanto indietro dobbiamo andare? Nasce col corso di zootecnica? O quantomeno ci sono, se non dico, almeno dei prodromi ci sono stati? Perché questi facevano i processi agli animali. Gli animali, sì sì, sono assolutamente un'estensione della sfera morale, proprio morale giuridica, nel senso che... Cioè, erano responsabili, il maiale che mangiava il bambino dell'allevatore e ha portato al processo e veniva impiccato, tra l'altro molto in Francia. Era una parte da un riconoscimento di soggettività all'animale, dall'altra era... Sicuramente sappiamo che non è politico cercare di convincere uno a uno, questo ormai l'abbiamo acquisito da un'infinità di tempo, però pensare anche nell'ipotesi che un genio illumini tutti gli animalisti di tutte le tipologie e infonda ad essi, diciamo così, il buon senso, ipotizzare che l'insieme di questi soggetti possa fare qualcosa di politico ci obbliga a riflettere su cosa significa poi azione politica. Perché se io incomincio a dire devo fare delle manifestazioni oceaniche, ammettendo che sia possibile, no?
che ne so, una volta su una questione, una volta su un'altra, una volta su tutto, non significa ancora fare azione politica se queste richieste sono al di fuori del mondo, no? Sì, si potrebbe chiedere per esempio l'abolizione della caccia, per esempio, ma già l'abolizione dell'alimentazione carnea sarebbe abbastanza strana come richiesta, cioè non sarebbe un'azione politica, sarebbe di nuovo un'azione culturale di quelle da far, no? Ecco, perché? Perché azione politica significa riuscire a identificare un programma politico in cui le varie caselle, le varie questioni, per esempio quella che diceva Alessandra poco fa, no? Si sposino in maniera adeguata e si incastrino fino a determinare, diciamo così, delle ipotesi di alternative alla, diciamo così, alla gestione degli individui dell'ambiente, insomma, da cui deriverebbero anche delle conseguenze sugli altri animali. Ma capite che probabilmente quel che voglio dire, insomma, è che la parola politico è una parola che mal si inquadra nel nostro ambito, cioè nella questione della liberazione animale, proprio perché è una questione messa al di là dell'orizzonte della storia. E allora io ho delle perplessità a usare questa parola, diciamo, comportamento politico da parte del movimento. Non riesco a immaginarmi cosa possa essere un comportamento politico del movimento animalista, antispecista, diciamo così, su degli obiettivi che modifichino effettivamente lo stato di cose esistente. Mi sembra una parola veramente strana. Allora, o si riesce a trovare qualche cosa, no, che magicamente compone le questioni, diciamo così, ambientali, e, diciamo, che riguardano tutti i suoi esseri, animali, umani compresi, e si riesce in qualche modo a identificare dei passaggi plausibili o addirittura persino necessari, allora a questo punto ecco che avremo a disposizione quello che è un progetto politico. O se no, riuscire anche a fare cose che comunque io riterei positive, sia chiaro, delle manifestazioni tali da rendere nervoso il governo, i prefetti, gli animali, i cacciatori, cose del genere. Se noi, diciamo, ci limitassimo a questo, io penso che non faremmo ancora azione politica, ecco. Quindi ecco, attenzione a questa inflazione di questa parola, perché rischia effettivamente di essere una parola, diciamo così, con scarsa capacità applicativa. Ecco. Tu dà una domanda, ma secondo te esprimi dello schiavismo dei neri, quelli che liberavano gli schiavi, era un'azione politica? Anche lì era fuori dall'orizzonte della storia, perché la schiavitù è durata qualche secolo, quindi potevano dire siamo fuori dall'orizzonte della storia, perché lo schiavismo è normale. Se è stato eliminato nel 1830, vuol dire che era nell'orizzonte della storia. Sì, ma non lo sapevano. Ah beh, questo è un altro discorso, non è un problema di sapere o di non sapere, è un problema di se sia possibile o non possibile. Ma io non credo, era politico? Ma certo, era politico. Però sembrava fuori dall'orizzonte. No, non sembrava fuori dall'orizzonte della storia. Perché la schiavitù era legale. Come? La schiavitù era legale. Certo, era legale, ma comunque a livello sociale c'erano maturate ampie formazioni politiche, culturali, eccetera, che ne richiedevano l'abolizione. Tant'è vero che è stato abolito, altrimenti non sarebbe stato abolito. Invece nel nostro caso, state tranquilli, che purtroppo... bisogna andare al di là di questo orizzonte, sennò... Anche un mondo comunista futuro è fuori dalla storia, il lavoro non dovrebbe tutte le azioni fatte in quella prospettiva, potrebbe pensare che sono altrettanto comunistiche. Il problema è che ogni volta per fare le valutazioni non è che bisogna guardare cosa desideriamo noi, bisogna fare l'analisi della realtà e vedere se ci sono delle potenzialità effettive, e questo è il problema. Allora il comunismo probabilmente forse qualche potenzialità ce l'ha, e probabilmente se fosse un comunismo... Ma non vuol dire che tutti i passaggi che tu fai tendendo a quel fine non sono politici, scusami, se no qualsiasi speranza sono politico che non si realizzerà mai, perché comunque come fai a valutare nel presente se un'idea funzionerà nel futuro, è politico o non politico, è la modalità di lotta
che ti fa diventare, che ti fa percepire una cosa come politico o come non politico. Non è il risultato che raggiungerai o non raggiungerai. Premesso che la schiavitù non è stata abolita nel 1830, perché mi risulta che c'è ancora oggi, però premesso questo, la tua ricostruzione posteriore, cioè dopo il 1830 ricostruisce posteriore quello che è successo prima e lo metti insieme. Però che uno nel 1829 sapesse che sarebbe sembrava così normale, non so se era nell'orizzonte della storia, è normale, è facile ricostruire.